fatto quelle che sono probabilmente le domande principali, no, rispetto a questo argomento, cominciamo così e poi vorrei dire se sono penso presenti qui, qualcuno l'ho visto, a Natalia, Vanni, Giorgio, Francesca, Alessio e Davide, mi hanno fatto delle domande pertinenti all'incontro di oggi, anche Luca, che se queste domande non vengono esaudite con l'inizio della conferenza, poi che si propongono per riproporle, non le sto a fare io, insomma, le fate direttamente voi, visto che siete qua. Vi siete riconosciuti? Tanto sapete chi mi ha fatto le domande. Sì, però non mi ricordo le domande. Quindi me le farai leggere, dai. Interessante questo. Non le va bene. Interessante, interessante. Ne parliamo dopo. Allora, ti verranno in mente quelle risposte che ti hanno dato. Non solo, ma ne verranno fuori delle altre domande. Siamo qui a posto. Comunque un'altra ce l'ho. Ce l'ha. Comunque ce n'ho una di riserva. Ok. Niente, quindi io darei subito il via a Corrado con questa diciamo appendice, se vogliamo, continuazione naturale, prosecuzione della conferenza La piramide di Cheope tenuta a Roma, che ovviamente riguarda anche l'argomento, certo, che è stato approfondito al Congress di Scala, e quindi facciamo, finiamo un po' il cerchio, ok? Siamo qui apposta, vi ringrazio di essere qui, chi c'è stato anche ieri, chi è venuto solo oggi, e buona domenica mattina, non faremo pause nemmeno oggi, però saranno, insomma. Vuoi fare una pausa? No. Adesso. Facciamo la seconda colazione, Corrado. Bueno. Buona seconda colazione. Bene. Ce l'hai il microfono? Sì, no, è questo qui. Questo è spento. È spento. Ecco qua. Po, po, po. Sì, perfetto. Piramide di Cheope, qua la domanda. Allora, è giusto. Dunque, sì, io immagino un po' quelle che saranno le domande, un po' me le sono immaginate perché ce ne saranno sicuramente delle altre, sarebbero infinite poi le domande se uno ci pensa bene su questa cosa qui. Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. In realtà, molto brevemente, in realtà la conferenza sulle piramidi è nata in un modo molto strano, perché sapete tutti che io non mi occupo di queste cose qui, non mi occupo di tante altre cose, no? Che la gente mi vuole per forza far occupare delle scie chimiche. Non me ne sono mai occupato, un giorno magari ce n'ho voglia, me ne occuperò, però no, di tutto non me posso occupare. E allora, però c'è un filone dentro di me che segue, inconsapevolmente io seguo una strada, che in realtà ce l'ho dentro di me, ma è inconscia, quindi... quello che succede, e questa cosa ve la voglio raccontare perché secondo me si rifà anche a quello che abbiamo detto ieri, quello che succede è che io mi sono reso conto a un certo punto, facendo le mie ricerche, sulla realtà, l'universo virtuale, l'universo olografico, quindi guardo delle fotografie che ci sono su internet. A un certo punto mi sono reso conto, mi è capitata una fotografia, perché sapete, su internet c'è tutto, c'è il mondo, le piramidi, le piramidi, giri pagina, c'è Tesla. Ma che mi frega a me di Tesla? Sto guardando le piramidi? No, perché c'è qualcuno, più di uno, che pensa che ci sia una relazione strana tra le ricerche di Tesla e le piramidi. Io non sono mai riuscito veramente a capire, però c'è di tutto di più. Vedo una serie di ricerche su queste piramidi e mi rendo conto che nella piramide di Giza c'è una cosa a cui nessuno ha mai fatto caso, una banalità, da lì nasce tutto. Ovvero che nella stanza del faraone c'è il sarcofago e questo sarcofago ha una certa altezza. Questa altezza è esattamente uguale all'altezza degli shaft, cioè dei condotti
che ci sono nella camera, condotti di aereazione, vengono chiamati così, no? È partito tutto da lì. Ho detto, ma perché devono avere la stessa altezza? Un potevano avere un'altezza diversa. Mi sono fatto questa banale domanda, no? C'è sempre l'idea che tu non ti sia posto la domanda giusta. Quando te vai e parli con la tua coscienza, se non poni la domanda giusta, non ti risponde. Ti risponde solo quando te, in quella domanda, hai centrato l'obiettivo. Allora la coscienza ti dice, hai visto che hai capito ora che questa è la domanda giusta? Ora ti spiego, però non ti posso spiegare se te non hai capito che quella era la domanda che mi dovevi fare. Questo perché tra domanda e risposta, se la dualità non esiste, c'è un'unità. Cioè, sono la stessa cosa, quindi tu facendoti inconsapevolmente la domanda giusta, sai dentro di te la risposta, se no la domanda giusta non te la facevi. In chimica è così. Ma come mai questa reazione non fa questo e fa un'altra cosa? La domanda è diversa dalla domanda solita che ci si fa. Perché la reazione fa questo? No, la domanda non è perché la reazione fa questo, perché metto A più B e mi viene fuori C. Perché fa questo? C'è scritto sul libro. Perché non fa quest'altro? Come mai questa reazione non fa un'altra cosa ma fa quella cosa lì? È lo stesso problema visto al contrario. Questo, nella mia esperienza di chimico, di ricercatore, eccetera, era una domanda sconvolgente, perché tutte le volte che tu ti chiedevi questo, capivi un nuovo principio. Perché non accade questo? Una domanda fatta al contrario. Nel caso delle piramidi succede. Quando succede questo, io dico, mi fai fare due conti, vedere un attimo, e lì è partito tutto il casino della conferenza. Dopo una settimana che ero flippato nel tentativo di cercare le cause, le foto, le misure, eccetera, eccetera, dico, però questa è una cosa carina, andrebbe detta, no? Che però io cosa c'entro con le piramidi, che mi frega a me? 10 minuti passano e ricevo la telefonata dell'editore che mi dice, sai, viene Hancock in Italia che parla quello delle piramidi, sì, guarda, si potrebbe fare una conferenza insieme, e io, sì, cioè ce l'avevo lì davanti, io faccio finta sempre di, vabbè, preparerò qualcosa, cioè io avevo creato l'evento, ancora una volta, questo deve essere chiaro. Questo non è successo quella volta lì, mi succede sempre, in questo contesto e anche in altri contesti. Quando succede questo, te capisci che dietro c'è veramente qualcosa. Te sei il creatore dell'universo. Io mi sono creato Hancock che veniva in Italia per farmi fare la conferenza. Cioè, ti rendi conto di questa cosa tremenda? Ecco, questo era il cappello, perché ha a che fare con la coscienza tutto questo. Detto questo, ne parliamo poi di coscienza, perché questa cosa ha a che fare profondamente con la coscienza umana e qual è il percorso che noi stiamo facendo, andiamo a vedere che cosa è successo nel passato. Questo è l'aspetto fondamentale. Poi c'è tutto l'aspetto della tecnologia, ok, però facciamola breve. Nel contesto di quella conferenza, alcune cose sono state volate via con grande velocità, perché veramente non avevamo il tempo di dire tutto quello che si può dire sulla piramide di Cheope, perché è una cosa infinita. Alcune osservazioni sono fondamentali e alcune osservazioni ci fanno capire che in quella conferenza io non ho messo il dito approfonditamente su certe cose. E allora ho detto, facciamo 3-4 slide semplici per far capire alla gente molto più da vicino alcune cose che sicuramente sono volate via e non ci si è dato grande peso, ma sicuramente sono alcune cose sulle quali le domande verranno fuori. Quindi vediamo se per caso in queste banali, fai conto, 20 slide, quante sono, ci sono queste domande. E poi, semmai, voi farete le altre e discuteremo delle altre. Per questo la prima è i crani allungati, perché ti chiedono, ma questi da dove vengono, ma chi sono? Sono terrestri, sono alieni, sono un'altra razza, sono di tutto di più. Lì abbiamo velocemente
a Roma bypassato questo problema, mostrando semplicemente che c'erano delle statue egizie che avevano questi capoccioni allungati. È una cosa che avevo già in qualche modo messo come domanda in bocca alla persona che ascolta, già nella conferenza di Livorno, dove avevo fatto vedere alcune di queste cose. E nella conferenza di Livorno, ve lo ricordo, avevo detto, ma tutte le volte che c'è una bugia, che lo Stato, chi comanda, vuole farti credere che c'è qualcosa, c'è la teoria della doppia bugia, cioè in realtà c'è una bugia che nasconde un'altra bugia, che nasconde la verità. Così quando tu hai scoperto, perché te lo fanno, te lo mettono in bocca, te lo fanno scoprire la prima bugia, tutte le forze cercano di farti capire che stanno dicendo una bugia. Così quando te l'hai scoperto, credi che quello che c'è dietro c'è la verità. Invece c'è dietro un'altra verità. La struttura di questa doppia bugia permette alla verità di essere mantenuta nascosta, perché tu credi di averla già svelata, mentre c'è da fare una doppia svelazione della cosa, una fregatura tremenda. Allora, dietro tutto ciò che riguardava il nostro passato, c'era l'idea che il nostro passato sia stato in qualche modo fatto oggetto dell'interesse degli alieni, gli alieni nel passato, tutta quella archeologia von Daniken, Peter Colosimo, Charroux, tutta gente che già, vabbè, ora anche ci mettiamo un biglino, in qualche modo, che ti dice gli antichi dei in realtà erano alieni, la Terra è stata visitata da esseri che venivano dallo spazio. L'imperatore cinese Wang Di, che viene, nasce, si crea viaggiando, che veniva dalla costellazione del Leone. Wang Di veniva dalla costellazione del Leone. Sì, con altri 5 suoi amici è atterrato in Cina, ha portato con un dragone volante di metallo e ha portato un sacco di cose. Tra le varie cose si è costruita anche lui un paio di piramidi laggiù in Cina, gigantesche, che sono il 5 volte più grandi della piramide di Cheope. Piramidi che noi troviamo dappertutto. Allora questi chi erano? E poi c'è la storia di questi soggetti con questo cranio allungato. Tutti a dirti il cranio allungato sono alieni. Sono gli alieni che venivano da fuori e che sicuramente hanno portato all'umanità un certo tipo di conoscenza. Ora io, gli alieni che portano la conoscenza, io francamente gli alieni ti portano qualcos'altro, ma non la conoscenza. E quindi mi si sospetti, cioè, dietro c'era un'altra realtà, cioè per non farti scoprire che c'è sempre la manipolazione della parte animica, mentale e spirituale dietro, come ultimo aspetto che te devi conoscere, la vera natura della realtà è quella, magari ci si pone davanti anche l'alieno, cioè ti dicono è roba degli alieni. Invece se vai a vedere, sì, ci sono gli alieni, ma non è quella la vera problematica. La vera problematica è ancora più dentro, più dietro, più nascosta, ed è cosa interessa all'alieno. All'alieno interessava la nostra triade, soprattutto una delle componenti della triade. Per cui ecco che si dice nel passato ci sono venuti gli alieni che ci avevano il capoccione allungato. Basta che questa pseudo bugia, le bugie che resistono di più sono quelle molto simili alla realtà, ve lo ricordo, dove alcuni piccoli aspetti della realtà cambiano, ma in realtà qualcosa ti torna, quindi pensi che tutto di quella storia che ti stanno raccontando sia vero, perché alcune cose tornano. Allora, se tornano alcune cose, tu pensi che ti possa tornare tutto. La miglior bugia è quella più simile alla realtà. Ci sono gli esperti sicuramente della CIA che l'hanno studiata tanto questa cosa, quindi quando ti danno una bugia te la devono dare in modo che sia quasi perfetta. E lì, dietro il problema dei crani allungati, c'è il problema degli alieni. Tutte le volte che c'è un cranio allungato è un alieno. E ti pongono questa strana visione delle cose su un piatto d'argento. Scoprilo.
Io te lo voglio tenere nascosto, ma scoprilo. Ma se me lo vuoi tenere nascosto, perché mi metti una serie di personaggi illustri che possono essere a volte statisti, a volte quindi importanti politici, a volte presidenti di banche, personaggi che, insomma, del mondo dell'economia, che ti dicono: noi siamo comandati da esseri alieni con la testa allungata, che ti potrebbero far pensare che gli antichi, che ci avevano la testa allungata, erano alieni, perché non ti dicono questo, ma la liaison è lì. Allora, ma noi che cosa sappiamo su questi testi allungati, questi teschi allungati? Sappiamo che alcune statue in Egitto vengono rappresentate in questo modo, alcune, cioè diverse. In più sappiamo che abbiamo trovato le mummie, quindi i crani veri di soggetti, Tutankhamon per primo, col capoccione allungato. Allora c'è qualche cosa che non torna, e tutti a dire: sono teschi alieni. Noi cosa conosciamo dei teschi alieni? E cosa non conosciamo di questo? Ecco, il problema è lì. Allora, me li fate vedere questi teschi alieni o questi teschi allungati nell'universo, nel mondo, come sono fatti? E scopriamo per un istante, per chi non avesse mai fatto attenzione, che noi abbiamo una marea di dati su questa roba che sono inconfutabili e che ci daranno una risposta dopo ad alcune delle nostre domande su questa stranezza. Allora, questi sono alcuni esempi. Questi sono, guardate un po', ve li vedete che sono allungati, ma li vedete che sono diversi. Non sono uguali, non c'hanno a che fare l'uno con l'altro, niente. Vedete, uno c'ha il capoccione, questo di qua, è allungato in alto. Questo è allungato dietro. Quest'altro è mezzo e mezzo. E vedete che la prima parte è più stretta, la seconda parte è più larga. Quindi cominciate a capire che sono sicuramente situazioni completamente diverse. Vi dico subito, questi crani abitano in tutte le parti del mondo. Non è che sono stati trovati in Perù e basta. Ce l'abbiamo sotto casa, in Europa, come vedremo fra un milionesimo di secondo. Allora, guardate. Uno è l'Homo sapiens, l'ho messo per farvi capire, e l'altro è l'Homo, che ne so, capoccionis, no? Che gli fai a questo qui? Cioè, vedi come è fatto? Cioè, lo sviluppo, se te lo guardi davanti, ti sembra una cosa con una testa enorme, ma semplicemente perché il capoccione è andato indietro. Se voi guardate un pochino con un certo tipo di consapevolezza, ci sono questi crani che sono un po' depositati in tutte le parti del mondo, nei diversi musei. Questo è uno, una foto delle più note. Nei diversi musei del mondo, cioè. Noi a volte la stampa ci dà delle informazioni su queste cose che sono non corrette. Ci dà l'idea che questa è qualche cosa che ha a che fare solo con il mondo dell'America Latina. Non è vero, assolutamente. No, non è assolutamente vero. Guarda questo qui. Lamar County, nel Texas. Chi l'avrebbe mai detto che nel Texas avevano trovato degli scheletri col capoccione allungato? Notate una cosa, negli scheletri che noi vediamo di questo tipo c'è sempre una dentatura meravigliosa, cioè c'hanno tutti i denti, c'hanno tutti, cioè ti danno un morso, questi ti attaccano una mano, cioè una sanità dentale allucinante. E vi spingo a fare una ricerca sulle capacità odontoiatriche degli antichi egizi. Scoprirete delle cose meravigliose. Cioè,
Il mio dentista non le sa fare quelle cose lì. Cioè, che ti mettono proprio i denti, te li fanno la trapanazione, ti mettono il cavetto di metallo che usavano loro per raddrizzarti i denti, per farti delle cose meravigliose. Quindi è strana questa cosa, no? È veramente strana. Ma al di là del Texas, questo per esempio è il disegno su un testo di medicina che un medico, quando ha scritto questo testo, di fisiologia, vedete, di un bambino di una tribù indiana, dei Chinook, e dice questo bambino c'ha il cranio fatto così e lo disegna ed è un cranio allungato che noi troviamo nella tribù indiana dei Chinook. Noteremo una cosa strana, che questi tipi di bambini non hanno uno sviluppo osseo uguale a quello di un bambino nostro, né per quanto riguarda lo sviluppo dell'arcata dentale, né per quanto riguarda la forma e la sutura delle varie parti del cranio. Qui ce ne sono alcuni altri. Allora, come vedete, sono sostanzialmente di due tipi, uno a sviluppo verticale e uno a sviluppo pseudo-orizzontale. Vi rendete conto che questi sono almeno due tipologie diverse, non una, e sono sostanzialmente in tutte le parti del mondo. Guarda quanti ce ne sono. In tutte le parti del mondo. Vedete, questi sono Germania, in Germania che ci sono i testi allungati, in Francia, vedete, a Malta, vedete, Ungheria, Austria, questo solamente per dire in Europa. Quindi questa roba sta anche dalle nostre parti, stava in Egitto, stava in Sud America. Notate la differenza della tipologia, ma notate anche qualcosa che intanto vi accenno qui. Vedi questo testo qui che è stato trovato, questo poi lo rivediamo più da vicino, a Malta. Lo vedi che c'ha qualcosa di strano rispetto ai nostri teschi? La vedi questa fessura qui? Questa non c'è. Cioè manca una sutura. È un cranio fatto di pezzi diversi. È strana questa cosa qui. Già, questi sono i pezzi del cranio, sostanzialmente i nostri. In alcuni crani allungati, questa sutura centrale, chiamata sagittale, non c'è. E quell'altra, la coronale, è posta più al centro. Ti rendi conto che qui c'è un problema di DNA? Come minimo, no? Beh, perché, voglio dire. E infatti, guarda, qui si vede bene, c'è una sutura sola. Sono due crani diversi questi, di due soggetti differenti che hanno forma differente, perché uno è un po' più tozzo, l'altro è un po' più allungato. Vedete? Ma hanno questa caratteristica. Questa tipologia di cranio c'ha solo questa sutura. Questa non c'è. Ah, vi faccio notare anche un'altra cosa, già che la vedo bene. Vedi questo buchino qui? E qui ce n'è un altro che si vede peggio. Sono due buchini, due fontanelle, due buchini, che ha anche il nostro cranio. C'è un piccolo problema. Che nel nostro cranio questi due buchini all'età di 5, se non mi sbaglio, verso i 5 anni si chiudono. Nei crani ritrovati di questa tipologia quei buchi rimangono aperti anche negli adulti, sempre, non si chiudono mai. C'è una bella differenza. Questo è l'hanno trovato in Germania, per esempio. E vedete, sono due diversi scheletri,
tipologia simile, se volete, e qui vi rendete conto che, insomma, anche in Europa sono state trovate queste cose. Questi sono teschi che hanno una datazione di 14.000 anni circa. 14.000 anni. Nella Bibbia c'è scritto che l'universo, che il mondo ha 4.000 anni. E allora questi da dove cazzo vengono? Allora, non solo, la genetica di questi teschi allungati è lì, che ci vuole dimostrare qualcosa. Ma abbiamo ritrovato, per esempio questo è un caso in Ungheria, persone che poi sono state comunque riraffigurate, che avevano questa problematica, cioè in Ungheria c'è un posto, una tribù, diciamo, dove c'è questa gente ancora con le capocce lunghe così. Quindi non è qualche cosa che riguarda un passato lontanissimo, ce l'abbiamo sotto casa e nessuno ci ha mai fatto caso. Se però, chiodo nel muro, te ti accorgi di quella cosa e vai a fare una ricerca, scopri tutte queste cose che in realtà la stampa non ti racconta. Quindi attenzione, perché ti stanno dando una visione della realtà distorta, non è quella vera. Su internet non è che c'è scritto qualcosa di sbagliato, di nascosto, c'è tutto. Sta a te, alla tua volontà, alla tua capacità, al tuo fare, trovare le cose che ti servono. Cioè, come si è detto ieri, te puoi avere due atteggiamenti nella vita. Tanto l'entropia aumenta sempre, chi se ne frega, aspetto davanti alla televisione che il gioco si compia. Oppure, famo prima, andiamo noi a cercare le cose, facciamo qualcosa e cerchiamo di comprendere che dietro una marea di puttanate, dentro ci sono delle cose vere che te devi comprendere, ma è il fare tuo che porta nella direzione giusta questa cosa qui. Se te non fai, tanto le cose vengono a galla lo stesso, ma ci vuole più tempo. Andiamo avanti, per carità, se no è la fine. Pensa, ho ritrovato anche questo articolo che è simpatico perché parla della rivista Era, quella di Forgione. Pensa che Forgione fa un articolo e tratta, in uno dei suoi articoli passati, di questi crani allungati e dell'isola di Malta, e i maltesi si accorgono di avere questi reperti in casa leggendo un articolo italiano. Quindi, come a noi succede, non sappiamo mai quello che che abbiamo sotto casa. Andiamo a cercarlo in Perù, ce l'abbiamo sotto casa. E qui lo vedi chiaramente che ci si domanda: ma come mai questo cranio è montato con pezzi diversi? Sono tutti montati con pezzi diversi? No, alcuni hanno la sagittale come ce l'abbiamo noi, altri no. Vedete che sono razze differenti, ma razze è dir poco, specie, che è diverso, specie differenti. Quindi ci dobbiamo cominciare ad allargare l'idea che quando si parla di crani allungati, cioè, alieni, extraterrestri, razze differenti, uomini che venivano da Atlantide, di tutto di più, c'è un casino qui sotto, c'è tanta roba, non una roba sola. E te, l'idea che ti stai facendo è: ma porca puttana, ma allora il nostro passato è completamente scazzato. Cioè, a noi ci hanno raccontato del Neanderthal, dell'Homo sapiens, fine. Cioè, dai 600 ai 400 mila anni fa. Ma e questa roba qui? Non la dice nessuno? Non la sa nessuno? Non ne parla nessuno? Cioè, pieno, non è che hanno trovato l'Uomo di Pechino, uno ne hanno trovato. Qui, come scavi per terra, di questi teschi ne trovi 20 alla volta, cioè a tribù. Quindi c'è qualche cosa che non torna. T'hanno raccontato una marea di palle. Qui siamo in Russia, ma in Russia, sai, la Russia è grande. Guarda qui, in Antiochia, guarda questo. Questo è esattamente uguale alla statua di una dea egiziana,
ha la stessa forma. E qui vi rendete conto che invece la sagittale c'è. E qui c'è, c'è queste. Poi facciamo un discorso sul DNA, Cioè, le trovi anche scavando normalmente, perché questa cosa qui che hanno ritrovato in Russia centrale, che non è l'unica ovviamente, perché l'hanno trovata diverse, guarda come è fatto il cranio. È un essere normale che ci avrà più o meno la nostra statura, però la cosa che ti colpisce subito in questa tomba, vedete che è un essere normale, perché quel tizio lì è grosso modo grande come i resti di quello che hanno, che è lì nella terra, sepolto, quindi non c'ha niente a che fare con le foto finte dei giganti ritrattate su Google, non c'entrano niente queste cose qui. Questo è un essere normale che però c'ha il capoccione lungo. Siamo sempre in Russia, guarda che la Russia è grande, E qui se ne trovano di diverse nature. Guarda, questa è un'altra tomba che è stata tirata fuori, non è quella di prima, è un altro. Ce ne sono tanti. Sono diversi. Che strano. Ecco, qui ci ho messo le statue perché qui c'è pieno in Egitto. E allora, siccome gli egiziani facevano una bella cosa, quando ti volevano fare un quadro o una statua, soprattutto una statua, non avevano pietà, ti facevano proprio come te eri. Tanto è vero che io ho preso solo la parte alta di questa statua, la parte bassa, poverina, questa donna c'ha un panzone così, cioè non è che c'ha il gusto dell'estetica, e però ti capisci che l'egiziano, che aveva la cultura del corpo, perché si facevano vedere sempre tutti belli, perfetti, eccetera, eccetera. In realtà, se te eri fatto male, esteticamente male, te facevano così. Perché la cultura del corpo da una parte c'era nel popolo egiziano, ma c'era anche l'idea che il corpo era quello che era. Quindi non andava nascosto. Non è come oggi che diciamo che la cellulite è una malattia. Loro se ne fottevano. Quindi, siccome ti hanno costruito così, ti hanno fatto così, con la pancia com'era, questo vuol dire che questo non è un errore, ti hanno fatto proprio così come eri. Ecco. Magari era solo in Cina, l'hanno ritratto in Cina. Quel tipo di pancia lì non era quella della pancia incinta, era proprio fatta, io l'ho tagliata per farcela stare dentro, ma lo vedete, è proprio una pancia, sì, di signora grassa, ecco, dai. Ecco, un'altra stranezza è questa. Lo sapete che il cranio si incastra nella spina dorsale con un buco in cui passano sostanzialmente il midollo osseo, il midollo spinale. Questo è il nostro buchetto. Quello invece è il buchetto di un cranio allungato, di tipo Paracas. Vedete che è diverso, completamente diverso, posizionato in modo diverso e qui è un esagono. Praticamente sembra un bullone, sembra fatto proprio, è incredibile. Questo è corretto, perché siccome questo cranio pesa, per mantenere evidentemente il peso del corpo piantato sulla spina dorsale, deve essere posizionato per problemi di baricentro in una posizione differente. Ma è diverso, il fatto che sia diverso vuol dire che questi crani qui hanno un problema, il DNA. Quel DNA lì non è il nostro DNA. Ma scusi, quello là consente la stazione retta, perché quando è al centro permette di stare in piedi. Sì. Invece se non è al centro non consente la stazione retta dell'individuo. Certamente, questo consente la situazione eretta dell'individuo. E a questo punto c'è un aspetto proprio che si vede nelle statue anche egiziane. La dea col cranio allungato indietro non sta con la testa come la teniamo noi, sta con la testa sempre un pochino così, no? Come se gli pesasse il capoccione, in qualche modo. Quindi evidentemente c'è un problema di questo tipo. Proprio un fatto evolutivo, quel punto di Marzulli è quello che spostandolo consente la stazione retta. Certamente, tanto è vero che proprio su questa
osservazione qui, hanno trovato uno scheletro di 1.600.000 anni fa, di un ominide piccolino così, perché lo scheletrino è piccolo così, ma lavorando su come è fatto questo scheletro, perché hanno trovato solo la capoccetta, il cranio, hanno capito che da questo tipo di foro questo signore camminava in modo eretto, non su quattro zampe. E la cosa dice, ma come 1.600.000 anni fa non gli torna? Però c'era questo ominide piccolino, quindi da queste cose, da quel buco lì, si capiscono queste cose qui, e si capisce comunque anche che noi, la storia, insomma, no, non è quella che ci raccontano. Qui c'è dell'altro, ma non poco, tanto altro. Ecco, il problema, vedete, qui si vedono bene i due buchetti. Questi due buchi qui, anche nell'individuo adulto di tutte queste specie, sia quelli che hanno la sagittale e quelli che non hanno la sagittale, questi buchi rimangono aperti nei soggetti che si stima oggi essere adulti, sulla base della forma, della grandezza delle ossa, perché poi non hai altri parametri. Cioè, te vedi un cranio grosso e pensi, come i grani di un adulto nostro, e pensi che potrebbe essere il cranio di un adulto. Ma che ne sai se il bambino piccolo nasce già di 2 metri? Di una razza, quindi, cioè, non ci fidiamo troppo di queste cose. Aspetta che voglio tornare indietro un attimo. Ecco, qui ne vedi un altro, differenti apparati dentali. Differenti apparati dentali, cosa vuol dire? Vuol dire che questi crani, questo è il cranio di un bambino che dovrebbe, se non mi ricordo male, avere stimato sull'idea che questo bambino fosse un bambino come i nostri, un apparato dentale diverso dal nostro, perché c'ha a 2 anni, stimato, un numero di denti che noi ci abbiamo solamente tra i 5 e i 6 anni, come apparato dentale. Vi ricordate prima quelle belle dentature che vedevamo? Cioè, sono completamente diverse dalle nostre, anche, sia da un punto di vista di numero, sia da un punto di vista di evoluzione dell'apparato dentale. Ma che ne sappiamo noi se quello c'ha veramente 2 anni? Si stima questo. Quello che si capisce è che comunque c'è qualche cosa nell'apparato dentale che è differente. Differente DNA? Allora, io... perché se il DNA è differente, allora quelli sono crani alieni. No, nel senso che per sapere se quello è un cranio alieno ci sarebbe una prova da fare che dura 5 secondi, non la fa nessuno. Forse non sanno neanche che prova a farla, ma lo vediamo. Vi ricordo che tra la scimmia e l'essere umano, come differenza di DNA, c'è qualcosa di meno del 2,5%. Meno del 2,5% trasforma un essere umano di tipo Cro-Magnon in una scimmia. Allora, che differenza di DNA ci sarà tra questi crani e quelli normali nostri? Le analisi fatte ti dicono DNA differente, quindi alieno. Sì, se c'è la differenza del 0,3%, te già ci avresti un cranio fatto in quel modo lì, probabilmente. Allora cos'è? Cioè, la scimmia è un alieno? Allora, dire che il DNA è diverso non basta per dire che questo è un cranio alieno. DNA diverso. Fine. Non vuol dire alieno. Alieno te lo fanno credere a te. Tant'è vero che hanno fatto le analisi del DNA, l'hanno fatte 3 o 4 volte. Ma mica te le fanno vedere. Ti dicono abbiamo fatto le analisi del DNA e sono diverse. Fammele vedere. A me piacerebbe vederle, no? No, non c'è da nessuna parte pubblicato. L'abbiamo fatte fare all'Istituto Tallitali, l'abbiamo fatte fare all'Università Tallitali. Benissimo, fammele vedere. No, non c'è, non ci sono, non sono pubblicate da nessuna parte. Sulle riviste scientifiche, niente, zero. Quindi te ti devi fidare. È evidente che il DNA è diverso, hai visto che cranio ci hanno? Cioè, quel cranio lì ce l'hai solo se il DNA è diverso, se no non ce l'hai. Non c'è bisogno di fare. Allora, visto che hai fatto il DNA, me lo fai vedere? No, non te lo faccio vedere. Allora, la prova che si deve fare è la spettrometria di massa a struttura fine.
ci vuole 5 secondi a farla. Prendi un pezzo di osso, lo ficchi nella macchina, premi un tasto e hai fatto la tua analisi. E cosa scopri? Scopri la percentuale isotopica del calcio. L'osso conterrà il calcio, contiene il carbonio. Benissimo, mi vai a vedere la percentuale isotopica, cioè il numero di neuroni che c'è in quel carbonio, in quel calcio, perché il numero di neuroni non dipende in realtà da dove te stai nell'universo. Se stai sulla Terra c'è un certo numero di neuroni, statistico, di neutroni. Se vai su un altro pianeta, il numero di neutroni cambia. Si formano cioè degli isotopi, sostanzialmente. Quindi te devi trovare una percentuale isotopica differente. Ok? Si fa, perché non la fa nessuno? Ci vuole 5 secondi, non costa niente. Non costa niente. Te la fanno pagare, perché le università italiane soprattutto non hanno soldi, quindi con questo sistema a famose analisi conto terzi, che io dico sempre contro terzi, perché l'università non è capace di farle queste cose, però ha bisogno di prendere soldi e quindi fanno queste sciocchezze qui. Allora facciamo questa analisi e capiamo subito questo. Non c'è bisogno di... L'idea di DNA diverso non vuol dire alieno. Ecco. Ma di questi crani, ve ne posso assicurare, ce ne sono di alcuni che sono troppo bellini, al di là dei crani allungati. Ma questo qui chi è? Da dove viene? Vedete, uno normale e questo sotto, guardate come è fatto dall'alto, non è allungato, è proprio strafatto questo qui. Cioè, questo qui è un essere ovviamente adulto, quindi non può essere, è una malformazione, è uno che era malformato. Cavolo, ma qui la malformazione, è, perché ti possono dire così, ti dicono così, questo era malformato. E te dici, vabbè, sai che di questi malformati ce n'è un casino in giro, eh? Questo Star Child, venuto dalle stelle. Ma che è venuto dalle stelle? È uno che sta lì. Ora, se è venuto dalle stelle ci sta anche. Però, e noi abbiamo avuto il culo di trovarlo. Ma sarà così? Fagli l'analisi di spettrometria di massa e lo sappiamo. Guarda questo com'è carino. Che carino questo. È carino questo, eh? È vero, sì, è vero. No, guarda, guarda di lato. Di lato ti faccio notare una cosina. Guarda l'apparato dentale. È carino. Che cos'è questo? Dice che è finto. Sono convinto che sia finto, qualcuno dice che sia finto. Sì, perché te dici, questo qui cazzo o è finto oppure è un casino. No, ma guarda l'arcato sopra l'occhio. Cosa ci posso fare? Purtroppo non è finto, l'hanno trovato. Nessuno sa ovviamente cosa sia, non esiste. Guardalo dall'alto. Guarda dall'alto come è fatto. È diverso. Certo, questo, allora, questo qui da dove viene? Come lo collochi all'interno del ragionamento che noi stiamo tentando di fare? Come lo collochi? Allora, capisci che quando c'è qualcosa che non si capisce, se ne parlava ieri per un altro problema. Ah, sì, era il problema delle scie chimiche. Quando te non capisci, per esempio, il problema della scia chimica, quando te non capisci cosa c'è sotto, è perché sotto non c'è un parametro solo, ma ce ne sono due o tre. E quindi ci sono due o tre cose che producono le scie chimiche. Tu credi che sia una cosa sola e quindi non riesci a comprendere come collegare determinati parametri delle scie chimiche tra di loro, perché in realtà dipendono dai due eventi che hanno prodotto queste cose che sono differenti. Quindi quando si parla di scheletri diversi, c'è dentro un mondo. Un mondo. Qui il prognatismo è accentuato, potrebbe essere un ominide più simile alla scimmia che non all'uomo. Potrebbe. Sì, assolutamente. L'aspetto del prognatismo è molto più accentuato rispetto a quello che riguardate la dentatura è eccezionale. E il canino che è strano. È strana questa cosa qua. Il bulbo oculare, questo qui c'ha un occhio che vede nella notte a 1 milione di chilometri, non lo so. Però ce n'è uno.
è stato in buona salute, questo qui è perfetto, è così, e che ci fai? Che ci fai? Vedi che anche questo c'ha una caratteristica fondamentale. C'ha la struttura qui, è tagliato solamente qui, questa non c'è. Sì, si vede poco qui, perché poverino, però vedi che la mascella è questa qui, smontata, che te devo dire? Quindi, cosa se ne deduce da questo? Da questo vogliamo fare una deduzione. La deduzione è, quando parliamo degli scheletri allungati, egiziani, dei capoccioni, questi dove li metti qui dentro? Vengono da un altro pianeta perché hanno una percentuale isotopica differente? Vengono da una storia passata che poteva essere Atlantide? Atlantide è un altro pianeta? Oppure sono progetti evolutivi del nostro pianeta di cui si sono perse le tracce e di cui è scomodo parlare? Di tutto, c'è di tutto. Ma mi sembra che siccome questi teschi sono molto 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 antichi, come vi dicevo prima, alcuni vengono datati 14.000 anni, e sono stati trovati in tutte le parti del mondo, e sono tanti, è improbabile che siano oggetti di natura aliena, almeno tutti. Quindi è altamente probabile che ci siano dei percorsi evolutivi che noi non abbiamo preso in considerazione. Sì, questo è di lato, lo vedete ancora, cioè è completamente diverso. Una capacità cranica quasi uguale alla nostra, ma certo questo bulbo oculare così grosso è incredibile. Tutti questi teschi hanno la caratteristica di avere il buco del naso molto più piccolo del nostro rispetto al nostro, tra le altre cose. Anche questo, questi ricordano... sono diversi, cioè questi crani allargati, oltre che allungati, sono differenti, sono stati trovati in diverse parti del mondo, quindi è improbabile che si tratti di una malformazione, ma vedete, sono questi reperti sono di varia natura, ricordano una bilobatura accentuata, destra e sinistra, che noi addirittura ritrovavamo in alcuni esseri che venivano fuori durante l'ipnosi regressiva, il famoso bilobato, il cappuccione piccolo con due lobi. E il testa, cosiddetto il testa a cuore, sì. Guarda questo, questo può essere di tutto, ma è estremamente accentuata questa bilobatura che noi troviamo, che cosa sia, da dove viene, no, ne sa nessuno, non lo puoi sapere. Questo è un aspetto fondamentale che risponde alla domanda, ma questi capoccioni da dove venivano? Allora, non abbiamo la certezza, perché non è stata fatta l'unica prova che conta, cioè la percentuale isotopica, che ci dice che questi sono oggetti che vengono da altri pianeti. Ma sappiamo che il loro DNA era sostanzialmente diverso. Guardando lo scheletro si può dedurre questo. Non c'è bisogno di fare l'analisi. Allora, la maggior parte di questi sono sicuramente, se non tutti, la maggior parte di questi sono sicuramente percorsi evolutivi differenti. Quindi ci troviamo di fronte a una razza diversa, una razza nostra, che era nostra, e che a un certo punto si è mescolata con quello che siamo noi, perché in Egitto li troviamo tutti e due, ma chi comandava c'aveva il capoccione lungo, chi invece subiva c'aveva la capoccia normale come la nostra, quindi una elite. Questa è la storia che te lo racconta, non c'è nessuna... Oltre a questo noi non possiamo dire niente. Vimana o Ashvin? Sì, il problema è questo. Un altro aspetto della questione della civiltà egiziana era: questi capoccioni sostanzialmente non ci sono più, dove sono andati a finire? L'evento cataclismatico, i due eventi cataclismatici di cui abbiamo parlato a Roma, li hanno spazzati via, però ci sono rimasti degli scheletri, però sono pochi gli scheletri sostanzialmente, anche se li abbiamo trovati in tutto il mondo. E come mai sono stati spazzati via quelli con la capoccia lunga e quelli con la capoccia normale no?
Cioè, se il cataclisma ha fatto tabula rasa in Egitto delle skull lunghe, dei capoccioni, perché non ha fatto tabula rasa anche degli altri? È una domanda a cui la risposta può essere: quelli con la capoccia lunga erano pochi. Quindi, siccome c'è stata una moria del 99%, il 99% di pochi numeri è un numero esiguo che rimane. Il 99% di un numero grande vuol dire che comunque qualche essere umano di quel tipo lì rimane. Quindi si può dedurre che c'era una quantità di persone con la testa allungata di numero più basso, minore. Oppure questi se ne sono andati. Prima che arrivi, come c'è scritto in alcune leggende, prima che arrivi il cataclisma, in alcune leggende c'è scritto, questi hanno preso le loro valigette e se ne sono andati. E se se ne sono andati, dove sono andati? Sul pianeta no, perché non ci sono da nessuna parte, sono andati da un'altra parte. Gli ci vuole un'astronave, no? E questa le astronavi come le facevano? Che non avevano la tecnologia nostra, non c'era. L'unica cosa che ci avevano era la pietra. L'unica cosa era la pietra. Questo l'hanno trovato nel Mar Baltico. Nel Mar Baltico, una spedizione scientifica trova questo oggetto nel Mar Baltico. Che cos'è? Se voi vedete la fotografia dall'alto, scoprite che c'è una strisciata di questo oggetto che ha scivolato lungo il fondale del mare e si è fermato, qui c'è davanti, c'è un precipizio, si è fermato lì. Una strisciata, cioè questo è di pietra. Che ci sia un'astronave di pietra? Guarda com'è fatto. Spedizione scientifica, sonar, immagini satellitari, c'è tutto su questa cosa qui. Non è un fake, eh? C'era, quando la nave che faceva le ricerche, che era una nave fatta apposta per fare le ricerche oceaniche, ed era gestita da una società di persone che si divertivano a fare soldi cercando sostanzialmente i relitti, le tiravano su, cioè c'è chi fa questo di lavoro. E un giorno nel Mar Baltico si trovano di fronte a questa cosa, hanno fatto due o tre spedizioni, ci hanno fatto i servizi speciali del National Geographic, ci hanno fatto di tutto, c'è tutto su questa cosa qui. E se voi andate a vedere le testimonianze degli scienziati che hanno partecipato al tentativo di capire che cos'è questa cosa qui, loro dicono a un certo punto, in uno dei tanti video, la trasmissione del National Geographic, eravamo sempre monitorati da una nave militare della NATO che ci seguiva. Che è strano, no? Perché dice, che è sta roba qui? Guarda com'è fatta. Vedi che è proprio sul ciglio del... Perché il mare poi aumenta la sua profondità, quindi si è salvata per un certo... questo lo vedi da un altro punto di vista, hanno tentato poi di pulire le foto in tutti i modi possibili e immaginabili. Questa è una delle, chiamiamole radiografie marine, che fa vedere questo oggetto come cavolo è fatto. Che cos'è? Allora qualcuno ha pensato, ma vuoi vedere che questi esseri avevano la possibilità di volare, ma volavano con delle macchine volanti che non erano fatte di ferro, perché loro conoscevano solo la pietra. E magari volavano, in qualche modo queste macchine le facevano muovere come? Con la radiazione, col suono, perché l'unica cosa che sapevano, che conoscevano era il suono. Allora ci sono le vecchie leggende degli Ashvin e dei Vimana. Nel Vimanika Shastra, che è un trattato che risale a meno 7-8 mila anni fa, all'interno c'è scritto che gli antichi indiani, cioè della civiltà della valle dell'Indo, erano terrestri, che usavano dei ficati, ma erano esseri come noi, che viaggiavano con queste macchine volanti che si chiamano Vimana,
Vi ricordo che noi abbiamo ritradotto dal sanscrito all'inglese, dall'inglese all'italiano, soprattutto dall'inglese all'italiano, il testo che si trova in Italia, che lo ha pubblicato ERA qualche anno fa, l'intero testo dove c'è scritto come funziona un Vimana, no? E dove ci sono dentro delle cose allucinanti. E c'è un capitolo in cui si dice, una parte in cui si dice che gli indiani della civiltà della Valle dell'Indo, roba che viene prima del diluvio universale, prima di 12.000 anni fa, queste leggende sono prima, erano in lotta con un'altra civiltà che usava delle macchine volanti che non si chiamavano Vimana, ma si chiamavano Ashvin. Vimana vuol dire Viman, vuol dire casa volante contenente esseri umani. Questa sarebbe la traduzione letterale. Gli Ashvin venivano da un posto che gli antichi indiani della valle dell'Indo chiamavano Aztlan. Aztlan, che potrebbe essere la famosa ideificazione di Atlantide. Noi non lo sappiamo, però c'è questa cosa qui. Allora, ecco che una civiltà fatta di pietra può utilizzare la pietra per volare con le frequenze. È un'ipotesi, però teniamolo presente che questa cosa qui esiste, che c'è, che è lì. Questi sono i signori, i due signori che hanno tentato di capire di che cosa si tratta. Ma chiaramente altri studiosi hanno creduto di intravedere attraverso misure radar, sonar, eccetera, che c'è una parte, lì c'è scritto una inesattezza, di metallo all'interno di quel oggetto. Sono le università che hanno fatto queste analisi. Ma in realtà si tratta di un modo sbagliato di dire le cose, cioè c'è in quella particolare struttura di pietra, un particolare cristallo, una particolare struttura che da quelle parti non si trova. Quindi il pezzo che è caduto nel mar Baltico, che è scivolato e che è arrivato fino a lì, è fatto di un materiale non di lì, sostanzialmente. Questi due signori sono rimasti poi a bocca asciutta. Chi lo va a prendere? Quella cosa lì pesa una tonnellata di tonnellate, quindi tirarlo su è impossibile. Sì, suono e strutture architettoniche. Ora di questo ne parliamo. Tutte queste cose noi non le abbiamo citate perché non avremmo finito di fare la conferenza, però sono sotto. Mano a mano che io vado a vedere le cose dico ma non vorrei... e facciamo dei link. Prima di affrontare quest'altro aspetto della questione vi dico un'altra cosa. Ci avete presente la piramide di Saqqara, quella che è più antica di tutte sostanzialmente ed è fatta a gradoni. Io mi trovai tanti anni fa alla piramide di Saqqara durante una tempesta di sabbia. La sabbia del Ghibli ti entra dappertutto, cioè te la trovi anche quando apri il portafoglio alla sera a casa, esce la sabbia, cioè te non puoi uscire perché se esci e dici buongiorno, ti si riempie la bocca di sabbia. È una cosa allucinante, te ti trovi in una situazione di panico assoluto in cui tu non vedi niente, non puoi aprire gli occhi perché sennò sei nella sabbia totale, una sabbia mista ad aria, una situazione tremenda. Sotto la piramide di Saqqara c'è una serie di corridoi che sono antichissimi e che non hanno niente a che fare con quello che noi chiamiamo l'antico Egitto, dove ci sono in questi corridoi una ventina, grosso modo, di sarcofagi che voi non avete idea di quanto, cioè è alto così un sarcofago, è alto così, sarà lungo come da qui a lì, pesa una tonnellata di tonnellate, con il coperchione totalmente liscio, vuoto, senza niente dentro, che sta dentro una serie di cubicoli, di stanze, che a malapena ce lo contengono. Come ce l'hanno portato quello lì, che dalla porta non ci passa? E a cosa serve? E perché di tutti e 21, 22, quanti sono, solo uno c'ha delle iscrizioni? E perché la gente che è lì dice, sì, queste sono iscrizioni egizie, ma è improbabile che queste iscrizioni egizie siano del tempo
in cui hanno costruito, edificato, messo lì in opera questi giganteschi monoblocchi fatti a scatolone. Sembra che l'abbiano fatti in età posteriore, e sembra che l'abbiano fatti in età posteriore, ti dicono, proprio per mascherare il fatto che questi siano di natura egiziana. Cioè, c'è qualcosa che prima era lì e che non faceva parte dell'antico Egitto, se non dell'antichissimo Egitto, quello di 30-40 mila anni fa. A cosa serve una scatola dove dentro non c'è niente, che non è trasportabile neanche da un camion dei nostri, non è costruibile con le tecniche che abbiamo noi, e come ce l'hanno messo lì dentro? E come lo sposti il coperchione? Se te guardi il coperchio è una cosa... tonnellate. E poi una volta che te l'hai chiuso, chi c'è dentro? Allora scopri che lì c'è una cosa interessante, che è liscio, completamente liscio dentro, come la camera del faraone. Perché così liscio? Perché se questa è una civiltà, ipotesi, che fa funzionare il suono, se ci devono essere delle vibrazioni, se ci devono essere delle risonanze, la stanza delle risonanze, che deve avere quella forma, deve essere liscia, perché sennò la risonanza del suono viene persa. Allora, vuoi vedere che quelle cose lì erano un po' barevolanti, cioè te in qualche modo mettevi dentro l'essere umano lì dentro, succedeva qualcosa con la vibrazione e questo essere umano faceva delle cose. Non erano bare, quindi, erano scatole vibranti del materiale corretto per poter ottenere determinati risultati. Quali saranno questi risultati? Noi non lo sappiamo, perché lì dentro non ci hanno trovato niente, tutto vuoto. Però questo ti fa capire ancora di più che è una civiltà che si basa sull'ipotesi della civiltà del suono, dove chi lavora sono i fononi, non i fotoni. E allora ti devi cercare di capire che cosa sono i fononi, e scopri che i fononi sono fotoni mascherati, cioè sono fotoni che invece di presentarsi come suono, come luce, come campo elettromagnetico, si presentano come suono. Il fotone crea il suono crea il fotone. E qui rispondiamo a un'altra domanda, ma ci arriviamo fra un attimo. La vibrazione. Tutta la parte della piramide è basata sul fatto che c'è qualcosa che vibra ed è fatto in un certo modo. E la struttura della piramide è una struttura all'interno delle stanze, per esempio della stanza della regina, noi troviamo queste strutture che sono la nicchia, che è fatta di 5 scalini che hanno determinate proporzioni. 5 scalini, la pietra e l'acqua. Pozzo Sardegna. In Sardegna, la civiltà dei nuraghe. Ma ti pare che uno che costruiva il nuraghe è capace di costruire questa cosa qua? Qui abbiamo gli stessi tipi di proporzioni, le stesse figure, le stesse misure e l'acqua. Eh sì, perché questo era un pozzo in cui gli antichi andavano a prendere l'acqua. E per prendere l'acqua te devi fare questa costruzione qui gigantesca? Cioè, fai un buco per terra e prendi l'acqua. Scorre l'acqua, la pietra, la vibrazione. Guarda questo qui, te lo faccio vedere da un altro punto di vista. Guarda com'è fatto. E vi vorrei far notare una cosa importante. La pietra in alto, ad arco. Ma come ce la metti quella pietra lì ad arco? Te la faccio rivedere da un altro punto di vista. Guarda un po'. Che fanno gli antichi, il popolo sardo costruisce questa roba qua? Come l'hai fatto il pezzo? Ma soprattutto, come l'hai preso con la gru e ce l'hai messo sopra? Cioè, capisci che questa struttura non ha un minimo di senso se questo deve essere un pozzo di acqua. Non vi dico in Sardegna quanti ce n'è di questi. Questo mi era sembrato carino e allora l'ho preso, ma voglio dire, ce n'è a bizzeffe. Guardate in Perù. A un certo punto nei campi dell'America Latina ci sono dei buchi per terra. E queste servono per trovare l'acqua. Un pozzo per irrigare il campo.
Però che strano questo pozzo per irrigare il campo, non si poteva fare un pozzo normale per irrigare il campo. Invece vedi che trovi sempre l'acqua, i gradini, nessuno sa che cosa serve questa roba qui, tranquilli, perché proprio è strano. Che cos'è questo? Questo qui è un altoparlante. Un altoparlante specifico nella forma per i suoni bassi. Guarda che strano. Questa è invece una stanza che troviamo in Turchia. In Turchia, questo è un disegno, poi vi faccio vedere la verità. In Turchia c'è questa stanza, non si sa a cosa serve. Guarda come è fatta. Sembra di ritrovarsi all'interno del grande corridoio della piramide di Giza. Sembra di ritrovarsi di fronte alla nicchia della stanza della regina. Questa è la realtà dei fatti. Vedi com'è fatta? E ti possono dire, sì, perché loro non sapevano fare l'arco. L'arco non c'era. Quindi dovevano costruire. Ho capito, ma se ti ci vuoi passare, perché la costruisci così? Bastavano due pietre e una trave sopra, come facevano gli antichi romani. Perché stringere sempre di più? C'è qualcosa che non torna. E poi con quelle proporzioni. Questo è il soffitto. Il soffitto di quella stanza. Questa è l'entrata. Se voi la guardate, è un'entrata che ha le pareti che sembrano le pareti di una stanza acustica, che seguono un inviluppo tale per cui le rocce che escono fuori sono posizionate in modo tale per, sembra di entrare in una cabina di regia del suono, dove le pareti servono apposta per attutire determinati suoni, ed ha la stessa geometria, sostanzialmente, questa entrata, di quel woofer che vi ho fatto vedere prima. Questa è una figura dell'interno. Questa è, come vedete, l'entrata, alla fine, nella stanza circolare. Vedete che è esattamente riprodotta nell'ombra, perché il sole entra da qui, la stessa sostanziale visione che noi avevamo della nicchia della camera della regina. Questo è un teatro in cui all'aperto non si usa il microfono, perché tu parli e stranamente questa forma ti produrrà il suono a 300 metri di distanza, costruita dall'architetto che ha studiato queste cose qui. Ha le stesse forme delle cose che abbiamo visto finora. Questo è un altro teatro, anche qui non c'è il microfono, te sei lì, parli normalmente e ti sentono a 300 metri di distanza. Vedi che c'è qualche cosa nella forma e nel suono che collega le strutture della piramide di Giza a qualche cosa di anche molto più moderno, ma anche a qualcos'altro costruito in altre parti del mondo che ha quel tipo di geometria, dove la pietra e l'acqua sono due fattori sempre collegati insieme. La pietra e l'acqua. E vi ricordo una cosa fondamentale. Nel pozzo sardo c'è queste due pietre che sono praticamente costruite ad arco. Ma come? Ma se l'arco non lo conoscevano? No? Allora, se sanno fare questa pietra qui, non ha nessun senso fare delle strutture, come abbiamo visto, che si chiudono sempre di più con l'altezza perché non sanno come fare a chiudere la struttura. No? Lo sai fare. Allora vuol dire che questo tipo di forma serve a un'altra cosa, non è un problema di tipo edilizio per cui sei costretto a farla così perché sennò non sai come costruirla, non sai come chiudere, perché in realtà la pietra la sai modellare, se la sai modellare sai fare anche l'arco, infatti gli antichi sardi l'hanno fatto e sono antichi sardi che squadrano le pietre in un modo che te non trovi nelle strutture sarde, nelle nuraghe, non ce li trovi. Questa è roba che viene da prima, fatta da un'altra cosa, un prima. Questo è un cannone sonico. Il cannone sonico viene utilizzato dai militari. Sparano contro la popolazione del nemico e focalizzando il suono in un certo punto come fosse una luce,
però lo fanno col suono. Guarda che ha la stessa geometria, l'onda sonora delle strutture che noi abbiamo visto finora, la stessa geometria. Voi, qui andiamo in India, gli indiani sono strani, hanno la mania di costruire queste cose che costruite ma perché sotto c'è l'acqua, è un tempio in cui l'acqua scorre e c'è la vibrazione, il mantra. Ancora una volta, e te dici, ma come l'hanno fatto? Guarda un po'. Cioè, si volevano dare le martellate sulle palle questi qui. Cioè, nel costruire questa cosa incredibile. E ancora una volta c'è una geometria strana. Guarda questa. Che te ti dici, ma... Che spettacolo, ma che cos'è questa roba qui? Non lo sa nessuno, ma c'è la costruzione, la pietra, il ripetersi del pattern e l'acqua sotto. Ti viene spontaneo comprendere che tutte queste popolazioni avevano una cultura fondamentale che legava queste cose insieme e l'unica cosa che mi sembra logico oggi pensare è la vibrazione. Sulla piramide i calcoli sono stati fatti, sono quelli, i numeri sono quelli, però è chiaro che, guarda questa, se metti un piede in fallo ti cadi di sotto, ti sfracelli, no? Perché fare queste cose qui? Perché? Perché l'acqua? Questa è un'altra domanda, la domanda è, ma come facevano a fare luce nella piramide? Perché non sono state trovate tracce di fuliggine che avrebbero potuto indicare sulle pareti della piramide che te c'entravi dentro con una torcia accesa. Niente, no. Te devi fare luce in qualche modo. E l'unica cosa che sappiamo a questo punto, abbiamo ipotizzato, loro sapevano fare, era la gestione del suono. Si può fare luce con il suono? Sì, si può fare luce con il suono. Allora, guardate qui, il fenomeno è chiamato sonoluminescenza. Ti dico come si fa. Vedi che la freccia centrale lì, c'è un puntino, un pixel bianco al centro. Quel pixel bianco è un gruppo di fotoni. Come si è costruito quel gruppo di fotoni? Si prende quella bottiglia lì, si scalda a una certa temperatura, che di solito se quella è acqua è la temperatura di ebollizione dell'acqua, però è tutto compresso, quindi l'acqua non riesce a bollire perché c'è una forte pressione dentro. Grande pressione. A un certo punto sonicano l'apparecchiatura, cioè con un opportuno apparecchio gli danno delle vibrazioni. Quello che succede è che la bolla di aria, di acqua, che si sta producendo come vapore, si sta producendo ed è assoggettata a continue pulsioni, schiacciamenti e dilatazione, schiacciamenti, dilatazione, schiacciamenti, dilatazione, e ta-tan, si illumina. Viene fuori fotoni da fononi. Allora ci sono tutti i lavori di fisica quantistica che ti spiegano che questa cosa è possibile. E ti spiegano delle cose estremamente interessanti. E lo sai che cosa sono. Il fonone, quindi, sarebbe un foto... Queste, vedete, sotto sono chemioluminescenze di vari tipi prodotte da varie apparecchiature. Il fenomeno è reversibile, quindi luce che si trasforma in suono, suono che si trasforma in luce. C'è di tutto in fisica. Lavori scientifici. Vai a leggere i lavori scientifici e scopri una cosa meravigliosa. Come... è fatto un fonone. Un fonone è sostanzialmente un fotone che non si mostra come campo elettromagnetico, ma come onda d'urto. Però è la stessa cosa, cioè è il fotone che in qualche modo tu lo vedi in un modo differente. Al di là della fisica, che ancora nessuno ha compreso cosa c'è dietro, però i calcoli di fisica quantistica teorica mostra una cosa estremamente interessante, che l'energia è sempre uguale ad HNI, quindi l'energia è uguale alla
HNI per il fotone più HNI per il fonone. Fonone e fotone insieme, che si interconvertono tra di loro, danno origine sempre alla somma delle energie. E si evince una cosa importante, che il fonone ha una massa negativa. Come una massa negativa? Sì, ha una massa negativa. Quindi il fonone è in grado di, se tu irraggi quella sedia con un cannone che produce fononi, quella sedia si alza. La fisica quantistica è riuscita ad alzare a malapena un atomo di boro. Va bene, però il fenomeno c'è e ancora una volta puoi creare una forma di levitazione utilizzando i fononi che hanno massa negativa, ma la massa negativa non esiste, perché se la massa negativa esistesse ci sarebbe l'energia negativa, e ieri abbiamo visto, siccome l'energia negativa non esiste l'antimassa, che poi sarebbe la massa negativa. Non è vero, la massa negativa è stata trovata, credo un paio d'anni fa, il lavoro scientifico è stato pubblicato e su un'importante rivista scientifica, credo anche Nature, e quindi le cose non stanno come dice quella che è la scienza ufficiale, che non sa nemmeno dei propri lavori pubblicati. Quello di aver trovato che c'è una massa negativa e questa massa negativa crea dei fenomeni di levitazione mi fa tanto pensare che l'unica cosa che gli antichissimi egizi ci avevano in mano era la vibrazione, e con la vibrazione ci facevi tutto. E guarda caso si può fare, i lavori teorici ti stanno dicendo che c'è il fenomeno, si può fare, non è finzione. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale che volevo mettere in evidenza. Posso fare una cosa? Sì signora, certo. Che praticamente hanno scoperto che noi abbiamo la luce nel sangue, e quindi siccome noi siamo fatti di acqua, automaticamente attraverso la vibrazione io penso che ci sia un collegamento con quello di cui stiamo parlando ora. Basta semplicemente cercare in Google luce nel sangue e viene fuori questo tipo di ricerca. Sì, sì. Sì. Certo, certo, perché mi è venuto, certo, ovviamente. Mi si è accesa una lampadina, perché anche io, facendo un po' di ricerche individuali, si dice che le stelle, appunto, se guardate con dei microscopi, ma appunto dei telescopi precisi, si vedono come dei molto simili alle emanazioni cimatiche, che sono poi alla fine appunto delle rappresentazioni della vibrazione. Allora io mi si è accesa una lampadina e ho detto, ma non è che magari appunto potrebbero essere al di là che posti delle frequenze che creano appunto la materia tramite questo ragionamento, cioè sembrerebbe una cosa anche correlata a questo punto, sì. Come che magari ci sia appunto una massa di amplificazione che non so adesso se potrebbe essere acqua, cioè questo non lo posso dire, però sì. Ovviamente come uno comincia a vedere una coda di un animale che esce da una siepe, per sapere che animale è, prende la coda e la tira fuori. Potrebbe venire un topolino come un elefante, ma a questo punto qualcosa viene fuori, perché dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Ecco, e quindi sì, i lavori russi hanno un problema, che i lavori russi, quando uno va a vedere la letteratura scientifica, sovente scopre che questa letteratura non c'è. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se da una parte questi fenomeni, questi studi vengono fatti almeno apparentemente in Russia più che negli Stati Uniti, perché i russi hanno una tradizione su questo tipo di approccio scientifico che gli americani non hanno, è anche vero che andare a cercare le fonti e gli studi veri diventa più complicato, un po' perché la Russia è ancora chiusa in queste cose, un po' perché il russo è difficile da leggere, e sovente usano un linguaggio che poi alla fine non è come è stato scritto, quindi è sospetto
perché viene dalla Russia. Quando io trovavo un lavoro scientifico russo, reattivo di Grignard fatto in benzene, poi lo andavi a fare e scoprivi che era completamente diverso da quello che i russi avevano detto. Perché i russi hanno un modo, non vorrei dire meno scientifico, forse più animico, di dire le cose. Quindi a volte non c'è quella rigidità mentale che potrebbe avere un americano. Ho trovato l'intervista, quindi basta semplicemente cercare luce nel sangue e viene fuori una lista di cose. C'è. È interessante perché appunto, come ripetevo, siamo fatti di acqua, quindi mi sembra che cercare al di fuori qualcosa che è dentro di noi... ci torna tutto poi, è sempre certo, assolutamente, questo l'abbiamo detto, assolutamente, è imprescindibile, certo, ed è sicuramente interessante perché, sapete, la luce viene fuori quando noi schiacciamo, per esempio, ed è quel fenomeno lì, nell'esperimento di Casimir, noi abbiamo una scatoletta piccola con dentro niente. Se noi schiacciamo violentemente le pareti di questa scatoletta, dentro la scatoletta nasce la luce. Questo è un altro esperimento che viene fatto in un modo non come ho detto io, perché bisogna in qualche modo trasformare l'onda d'urto in qualche cosa di visibile. Il fotone prima non c'era, dopo c'è, nasce perché è un brodo di particelle virtuali da cui il fotone è venuto fuori, oppure c'è qualche cosa di diverso che ancora noi non abbiamo capito. Chiaramente, al contrario, noi possiamo creare un'onda d'urto, cioè il rumore, dalla luce. Prendi una massa di fotoni e li spari dentro una marmellata congelata a meno 273 gradi. Sai cosa fa il fotone? Si ferma, in realtà arriva a 14.000, mi sembra, metri al secondo. Beh, ma da 300.000 km al secondo l'hai fermato abbastanza, perché devi andare proprio a meno 273 gradi sotto zero per fermare la luce, perché sennò la luce va alla velocità della luce. Quindi riesci a fermare, lavorando sulla temperatura, il fotone. In quell'istante si crea un'onda d'urto che crea suono, quindi dalla luce hai creato suono. Come dal suono hai creato la luce, perché la trasformazione fonone-fotone è reversibile. E questa è una natura di un fotone che la gente ancora non ha capito, ma ci sono già i lavori pubblicati in letteratura. Quindi basta leggerli e vedere che questi fenomeni che noi, diciamo, gli antichi egizi non hanno potuto sollevare queste pietre, e se usano quel sistema lì, sì che le sollevano quelle pietre. Non so come tecnicamente abbiano risolto il problema, ma si può fare perché c'è scritto sul lavoro del Chemical Physical Journal, eccetera, eccetera. Ecco, questo era importante tirarlo fuori. Un'altra ipotesi che è venuta fuori è l'interpretazione delle scritte. Allora io mi sono... ho detto una cosa lì a Roma. Ho detto... A proposito di quelle cose che la gente chiama lampada di Dendera e che non sono lampade, ovviamente, ma sembrano essere cilindri come quelli utilizzati nelle ipnosi, che venivano fuori nelle ipnosi regressive, nei racconti delle ipnosi in cui ti ficcano dentro un cilindro pieno di qualcosa che assomiglia ad acqua e lì c'è una vibrazione che il soggetto sente e accanto ti si forma una copia tua. Che te guardi e dici, ma quello sono io. In ipnosi veniva fuori questo, sostanzialmente. Bene, e lì io ho collegato queste due cose, ho detto, ma guarda che questi stanno facendo la stessa cosa. Nell'antico Egitto fanno un po' le stesse cose che con la tecnologia, almeno apparentemente, noi vedevamo negli studi con l'ipnosi regressiva delle adduzioni. È strano. C'era sempre la vibrazione, c'era sempre un liquido. È un'ipotesi, no? Facciamola, perché no? Allora, dico, c'è un cartiglio in alto dove c'è, dopo ve lo faccio vedere, una brocca con tre sferette e una mano tesa, così, a braccio. E io dico, l'interpretazione dell'antico
linguaggio egiziano è un'interpretazione che noi abbiamo fatto in un certo modo, ma la vera interpretazione è quella lì oppure sarà un'altra interpretazione? Perché se l'interpretazione del simbolo, del disegno, è un'interpretazione archetipale, questo vuol dire contenitore che contiene tre cose, io ti do. Fine. E lì si è scatenato su internet. No, assolutamente, non è vero niente. Queste sono altre cose. Perché c'è scritto sopra? Sì, c'è scritto sopra cosa? Quello che te stai interpretando con la mappa del territorio che hai oggi. Perché la mappa del territorio che hai oggi ti fa credere che se lì c'è scritto marmellata, marmellata voglia dire marmellata. Ma chi l'ha detto? Ammetti che io scrivo su una parete domani mattina la frase diamoci un taglio. No? Arriva fra 2000 anni uno che sa perfettamente l'italiano, che viene da un altro pianeta, che ha studiato lingue galattiche, diamoci un taglio, legge diamoci un taglio. Vedi? I terrestri si tagliavano. Cioè, te rendi conto che dopo 4.000 anni, io non ti dico che l'interpretazione sia sbagliata, ma che l'interpretazione dell'interpretazione, quella potrebbe non essere quella corretta, anche perché è uscito un lavoro la settimana scorsa su un giornale di linguistica che parla della lingua egiziana antica e dice, lavoro scientifico di 50 pagine, un paio di palle a leggerlo, allucinante, che gli egiziani, dall'analisi dei loro scritti, avevano un'idea dello spazio-tempo completamente diversa dalla nostra, e cioè loro vivevano vedendo davanti a loro il passato. Lavoro di linguistica, davanti a sé il passato. Cioè, ti rendi conto che quando io dico diamoci un taglio, io ti sto anche dicendo in quella frase come noi ci consideriamo. Lo spazio davanti e dietro, il tempo di lato, in alto l'energia. Noi ci consideriamo così. Gli antichi avevano una visione distorta di questo. E gli antichi egiziani passavano la loro vita guardando al passato. Questo non solo gli antichi egiziani, ma tutta la popolazione, ebrei compresi, accadici compresi, i quali vedevano nel loro passato la gloria del loro popolo. Ed è per questo che loro graficamente scrivono all'opposto di noi, da destra verso sinistra. Ma l'identificazione del fatto che ora si scopre che gli antichi egizi avevano davanti a loro il passato apre una visione del fatto che quando tu descrivi la tua mappa del territorio con le parole, le coordinate tue che usi oggi per interpretare il loro linguaggio è completamente scazzata. Quindi il problema che io ti dico è, vedi il cartiglio, c'è una ciotolina, tre cosette e la mano. Le tre cosette sono granelli di sabbia. Vuol dire granelli di sabbia. C'è sempre stato scritto che vuol dire granelli di sabbia, nei manuali c'è scritto granelli di sabbia. Ah, va bene. Allora, secondo te, un egiziano, antico egiziano, come lo scrive? Tre pallette? Tre pallette! Allora, tre pallette lo scrivi nello stesso modo di granelli di sabbia. Ecco, da questo punto di vista, te capisci che l'interpretazione dell'immagine sulla base della struttura del tuo linguaggio non può essere utilizzata con sicurezza, ma sopra c'è scritta un'altra cosa, quindi sotto quel disegno lì non vuol dire quello che dici te. No, sopra c'è scritta un'altra cosa, ma te sei sicuro che l'hai interpretata bene? Questo è il discorso. Casa della vita. Il cartiglio Casa della Vita. Casa della Vita, ci sono circa 200, 270, non mi ricordo più, ne parlai in un articolo vecchissimo che si intitola La Casa del Serpente, mi sembra di ricordare. La Casa della Vita, La Casa della Vita. Che scrissi tantissimi anni fa.
250-270 referenze che parlano della casa della vita. Nessuno sostanzialmente oggi sa che cos'è la casa della vita, non lo sa nessuno. Puoi scrivere delle ipotesi di lavoro, anche perché quando vai a interpretare quello che l'egiziano ha detto, te non sei in grado di interpretarlo oggi, con il tuo punto di vista, visto che hai una mappa del territorio completamente disassata da loro. No? Casa della vita. Casa della vita è un posto dove c'è la dea Sesat, che è la dea della biblioteca, e il dio Khnum. Il dio Khnum cosa cazzo ci fa nella casa della vita? Il dio Khnum prende la parte spirituale o la parte animica, cioè una parte eterea del tuo corpo, la prende da un contenitore e la mette in un altro contenitore. È sospetta questa casa della vita, no? Il dio Khnum, ma che ci sta a fare? Khnum è colui che ha, in qualche modo si identifica con la piramide di Cheope, perché è Khnum Khufu, quella che noi chiamiamo Cheope. Quindi, occhio e anzi, ma lo fai vedere il cartiglio che vuol dire casa della vita. Il cartiglio che vuol dire casa della vita è questo. Allora, guarda la traduzione. Questa è la croce Ankh, croce della vita, cioè è qualcosa che è legata alla vita. Cosa cazzo sia non lo sa nessuno, ma è legato al significato di vita. Bene, questa vuol dire casa, stanza, luogo, posto, vita tra due contenitori. Questa è la traduzione che noi dobbiamo fare. No, casa della vita, c'è scritto così, è la casa della vita. Andiamo a utilizzare cioè il linguaggio vero, quello primordiale, quello archetipale, che è quello che è uguale per tutte le civiltà dell'universo e che si basa sulla sensazione la sensazione del significato. È come l'analisi dei crop circle. Che cosa sono i crop circle? Non lo sa nessuno, non c'è scritto da nessuna parte, ma te analizzalo da un punto di vista archetipale, simbolico, perché più fai così e più ci azzecchi comunque che quel disegno vuol dire quella cosa lì. Su questo si basa tutta l'ipotesi dei test proiettivi che usa la psicanalisi e la psicologia. Quindi non mi dire casa della vita. No, io ti dico qualcosa che ha a che fare con la vita, che è tra due contenitori. Quella è la traduzione vera. Cosa credi? Sai come le traducono queste cose qui? Queste cose qui le traducono, almeno la traduzione che ho trovato io, magari qualcuno ha trovato altre traduzioni, un vaso con un fiore di loto che c'ha un petalo solo. Belin, te la fai tornare. Allora qualcun altro ha detto no, sei una lampadina. Allora non esageriamo, non è una lampadina, però è qualcosa che ha a che fare con la vibrazione, il serpente, l'onda, il suono, e che è qualche cosa che si può in qualche modo vedere come stabile o su ruote, o perché o potrebbe essere questa la spiegazione. Che guarda caso, non è colpa mia, è uguale alla stessa descrizione che noi abbiamo in ambiente di adduzione quando abbiamo i cilindri, che ce ne sono alcuni su ruote che vengono spostati nella stanza dei cilindri. Magari sì, magari no, ma cosa voglio dire? È un'ipotesi di lavoro, teniamola in considerazione, ma, e non so se è quella giusta o quella sbagliata, ma so che sicuramente è sbagliato dire che le tre pallette con la ciotola in alto e il braccio teso non vogliono dire questo, perché in alto c'è scritto un'altra cosa. Quello è completamente scazzato. Potresti avere ragione, ma sicuramente no. Quindi la probabilità che tu abbia ragione è in termini di probabilità. Ora, con l'acquisizione dei dati di oggi, molto bassa. Sarebbe come dire che io mi metto a leggere la Bibbia come colui che l'ha scritta. Non avremo tutti quei problemi che abbiamo oggi nella reinterpretazione di quello che c'è scritto. Quando l'angelo Michele si mette di fronte nel paradiso terrestre all'albero della vita, perché dell'albero del bene e del male già ne abbiamo mangiato, si mette con una spada fiammeggiante, e noi c'è scritto spada fiammeggiante. Ma spada fiammeggiante oggi lo chiamiamo laser. Allora però no, è una spada fiammeggiante, il laser non può essere.
Cioè, capisci che la traduzione tua deve godere di certi prerequisiti, perché sennò non si va avanti. Questo per rispondere a coloro che fanno delle obiezioni sulle traduzioni. Siamo nel casino. Ecco, questo è il problema, siamo nel casino, perché a questo punto abbiamo capito che c'è un casino e la cosa fondamentale è comprendere che da una parte ci sono le spiegazioni ufficiali, non ne torna una, da un'altra parte ci sono tante ipotesi di spiegazioni che possono spiegare determinati fenomeni. La spiegazione che abbiamo tentato di dare a Roma era una spiegazione che apriva moltissime porte, forse tutte. Forse non è quella corretta, perché noi lavoriamo sulla statistica, quindi l'ipotesi è questa. Certo che l'ipotesi di Roma è sicuramente un milione di volte più valida di una qualsiasi ipotesi che può fare l'egittologo di turno che passa nel corridoio stamattina. Ecco, mi fermerei qui e a questo punto veramente ci sono le vostre domande. Ok, alzate le mani, vediamo. Vai. Va bene, allora, non voglio fare come ieri qualcuno si è detto, io partirei... Dall'avanti. Come? Dal davanti. Partendo dal davanti, allora, il primo davanti. Sì, grazie, ciao a tutti. Io stavo pensando al fatto della pressione con l'acqua dentro, che quindi dal suono si produce il fotone. Dunque io volevo commentare così, i nostri occhi, all'interno c'è una soluzione, che è l'humor vitreo, sì, o humor acqueo. Sì. E sostanzialmente poi volevo collegare anche il fatto che del lavoro che ha fatto la NASA circa che l'occhio vede i fantasmi quando inizia a vibrare. A 18 Hz. Esatto. Un commento. Tutto è vibrazione sostanzialmente, quindi nel fenomeno vibratorio in generale c'è il fenomeno della risonanza. Il fenomeno della risonanza è una cosa estremamente interessante perché ti fa capire un certo numero di cose. Una delle cose che si vede, tenendo presente che l'universo è costruito da un pattern sostanzialmente, cioè un piccolo mattone con cui è costruito tutto l'universo, questo piccolo mattone ha sicuramente la possibilità di essere, secondo De Broglie, identificato come un seno di omega t più fi, cioè una frequenza. E ci deve essere una frequenza base, una frequenza con cui tutto l'universo in qualche modo vibra, una frequenza a cui in qualche modo si può entrare in risonanza. Quello che si vede è che l'orecchio ascolta, c'è scritto 20 Hz, ma se fossero 18 tornerebbe perfettamente. 18 Hz tra 20 e 18 Hz, il nostro orecchio non sente la differenza se non uno che ha particolarmente capacità di ascoltare. La NASA negli anni 60, alla fine degli anni 60, fece un lavoro interessante che poi è stato ripubblicato, insomma reso noto, per cui da un punto di vista di neurofisiologia si capiva come dando una vibrazione di 18 Hz alla camera oculare in generale, alla frequenza di 18 Hz tu cominciavi ad avere delle visioni. Cioè l'occhio, dice l'esperto, entrava in risonanza e quindi nell'entrare in risonanza con quello che è l'universo, sostanzialmente se l'universo è per esempio un frattale, tu non lo vedi più come frattale, ma ne hai una visione alterata, perché quando tu entri in risonanza con un fenomeno, diventi il fenomeno e quindi non puoi più vedere te stesso. Ci avete presente l'effetto Larsen, quando te sei con un microfono di fronte a un woofer che si sente solo un fischio, no? Ci hai presente quando la tua telecamera, che è il tuo occhio elettronico, si mette di fronte legato con un cavo al video che sta ricevendo le immagini dell'occhio. Occhio che guarda la telecamera, occhio che guarda se stesso. C'è una serie di bagliori, si accendono e si spengono in continuazione perché tutto il circuito va in risonanza. Ecco,
a 18 Hz succedeva questa cosa con l'occhio. Quindi 18 Hz sono un numero videonico importante, perché tutto nel mondo delle video è basato su numeri puri ed è basato su numeri che sono multipli di 3 e soprattutto multipli di 9 sovente. E qui si riapre il mondo di Tesla. L'aveva detto Tesla, 3, 9, 6. E io dico sì, ma dove l'ha trovato Tesla sti numeri qua? Cioè io so dove l'ho trovati, ma non si sa perché Tesla ci ha pensato. A meno che Tesla non avesse dentro di sé qualcosa che gli suggeriva queste cose. Questo non lo so, ma mi fermo qui. Posso? Prego. Professore, una cosa, allora lei nella conferenza di Roma, mi sente? A un certo punto dice che la piramide, facendo la questione lì della luna, risale almeno a 36.000. Sì, sì, sì. Poi nel 10.000 circa prendono la seconda volta. 13.000 e dice, compaiono. Sì. Poi arrivano questi dal sud e sì, si rimettono, diciamo, tra virgolette, farla funzionare, no? Sì. Però ci dovranno pure essere i sopravvissuti, perché non è che con la botta, che fra l'altro si staccano i trapietroni, no? Che vanno giù la piramide, ma puoi vedere anche le foto, era piena di detriti. Sì. Questi si svegliano la mattina e dicono mettiamoci a trasferire l'anima dalla vasca al cilindro, no? Secondo. Poi ha detto anche prima che c'erano ancora i capoccioni, anche in quelli che noi chiamiamo antichi egizi, che non sono gli antichi antichi, sono gli antichi sono, no? E questi che facevano? Comandavano, diceva, va tu che lavora pure, che una volta all'anno mi devo un po' di energia mimica. Sì, allora, qual è la risposta? La risposta è una non risposta, nel senso che non lo so, ma dico perché. Non lo so quello che è successo, perché c'è un dato che non abbiamo e che è fluttuante, e che quando è arrivata la pioggia di meteoriti, perché ce n'erano diverse che sono cascate sia nell'America del Nord, sia nell'Oceano Pacifico, sia in Egitto, sia in Turchia, sia in Mesopotamia. Sostanzialmente quelli sono i punti. E mi sembra in Antartide, dove hanno... Ecco, lo spiega bene questa cosa. Sì. Ecco, benissimo. Allora lasciamo a lui la spiegazione e invece diciamo questo. Non ho la più pallida idea di quanti morti abbia fatto questa cosa. Perché? Perché nello studio dei cataclismi, risaliamo a una conferenza ancora prima di quella di Livorno, si mostra come circa, mi sembra di ricordare, 16 milioni di anni, o 1,6 milioni di anni, non mi ricordo. Mi ricordo 1,6 perché ha a che fare con un numero importante che è la sezione aurea. La Terra subisce un cataclisma, perché sembra che il sistema solare passi attraverso uno dei bracci della galassia, che è pieno di detriti sostanzialmente, che ci vengono addosso. In quel contesto, quello che si vede è che diversi milioni di anni fa, il 75% degli esseri di questo pianeta è scomparso. Il 75% è tanto, non c'è rimasto quasi nessuno. In un'altra era quasi la totalità dei pesci è scomparsa. Per cui, perché si sono scaldate le acque, la fenomenologia è diversa, no? Quindi non c'è un problema ci sarà anche un problema di impatto, ma se l'acqua si scalda il pesce muore, lo fai lesso. E quindi, siccome la vita poi viene dal pesce, il quale a un certo punto diventa anfibio, l'anfibio diventa serpente, volatile, mammifero, si capisce che lì gli abbiamo dato un'altra botta. Di queste botte noi ne abbiamo avute tantissime. Quindi capisci che ci sono innanzitutto tutta una serie di evoluzioni scheletriche completamente diverse che noi oggi ritroviamo. E a quale cavolo di Yuga apparterranno questa cosa qui? No, non lo possiamo sapere. Ma soprattutto quello che mi manca nel poter dare una risposta a questa sua domanda è: quanti sono veramente morti? Allora, non lo sappiamo. Perché se ne sono morti tanti, pensate a quello che dovrebbe succedere oggi, se succede una cosa del genere, ne muoiono molti di più di allora, perché noi siamo molti di più, ma soprattutto siccome noi abbiamo una civiltà di natura tecnologica, non sappiamo più aprire neanche una scatoletta di carne, se siamo sopravvissuti in una fabbrica di scatolette di carne moriamo di fame.
mentre allora, che erano molto meno tecnologici di noi, avevano più probabilità di resistere. Quindi, se allora ne sono morti tanti, gli altri da lì, mi immagino io, se ne sono andati, quei pochi che potrebbero essere vissuti, se ne sono a gambe levate scappati, quindi lì non c'è rimasto nessuno. No, però si sono riprodotti, perché c'erano appunto 4.000. Ci sono i prodotti che sono avanti e ci sopravvissuti, ci sono. Ed esattamente lì cosa ecco dice che sono i sette saggi del tempio di Edfu, però non lo so, ecco, io ti dico sì, di tutto di più, però ti dico solo quello su cui sono sicuro. Ok, allora vorrei dire che quello che ci ha presentato oggi rafforza dentro di me la sua ipotesi di lavoro che la piramide sia uno strumento musicale. Alla fine le costruzioni che ci ha fatto vedere a me sembrano degli strumenti musicali, dove l'acqua che scorre sotto è come l'archetto che scorre sulla corda del violino e quindi produce meccanicamente la vibrazione. La geometria di queste costruzioni a me sembrano dei fonomoltiplicatori, non so dirlo in termine scientifico, cioè partiamo da una vibrazione di ampiezza piccola per renderla sempre più grande e spararla nello spazio. Poi a cosa serve questa vibrazione non so dirlo. Certo. Non credo che cambi la frequenza, questo magari mi risponderà lei, secondo me cambia solo l'ampiezza. Questo è quello che sento dentro di me. Tra le domande, un paio ne avevo mandate proprio sulle piramidi, invece volevo sapere che cosa ne pensa lei riguardo al fatto che il plateau di Giza, visto nel suo complesso, possa rappresentare un preciso orologio astronomico che misura la rotazione completa del piano siderale, cioè prendendo come riferimento le tre stelle della cintura di Orione. Sì. Che sono rappresentate a 90 sì. gradi, no? con le due serie di tre piccole piramidi, il plateau di Giza, non mi ricordo quanti anni, 21.000, 28.000, fa una rotazione completa e quindi le tre stelle, dopo 28.000 anni, ritornano all'inizio dell'orologio, se lo vediamo con le squadre. Sì, grazie. Dunque, parto da questa osservazione qua. E mi ricordo gli studiosi che studiano le antiche civiltà, ma anche neanche tanto antiche, che studiano gli indiani Hopi. E gli Hopi avevano una popolazione interessante, gli Hopi, Dakota, Lakota, tutte queste tribù di quella zona, costruivano, edificavano il cielo in terra. Ed è una caratteristica che l'antropologia studia, cioè tutto quello che loro vedevano nel cielo lo riproducevano per terra. La posizione delle cabanne, la posizione dei templi, la posizione di tutte queste cose. Era proprio una loro necessità. Quindi costruire un gruppo di piramidi che in qualche modo ricorda la posizione delle stelle è qualcosa che noi potremmo avere dentro di noi a prescindere da uno scopo numerico, reale, misurabile in qualche modo. Esiste questa possibilità, però ci sono delle cose che non si capiscono bene e sono Bovall stabilisce per la prima volta un rapporto tra le tre stelle della cintura di Orione e la posizione delle tre piramidi del plateau di Giza. Cheferne, Micerino, Khufu. Sulla base di alcune idee astronomiche e sulla base del fatto che gli shaft siano collegati ad alcuni punti della volta stellare. Allora, gli shaft servono a fare altre cose, non sono collegati con le stelle e quindi si svincola questa problematica. Non c'entrano niente con l'aspetto della volta celeste. Che la posizione delle tre stelle, della piramide, della cintura di Orione c'entri qualcosa, si evince anche da un altro aspetto fondamentale, che sono i dati che venivano fuori in tempi del tutto non sospettabili,
che c'era una relazione forte tra il popolo antico egiziano e gli alieni, dove le persone, vi ricordo una ipnosi in particolare, messa in uno stato ipnotico, mi ricordo che a un certo punto il soggetto diventa un antico egizio. Allora, come si diventa in ipnosi questo? Il tempo non esiste, quindi la parte animica sta vivendo il tempo in modo totale, vede il tempo, tutti gli avvenimenti in un unico istante, a meno che, quindi come un'onda di probabilità, la onda non si focalizzi e gli si dice raccontami quell'episodio lì. Allora si dimentica la parte animica di tutti i contenitori che ha. Quanti sono? Tanti, tanti quanti, tanti tanti, ma tanti tanti quanti, tanti tanti tanti. Non te li sa dire, non te li numera, perché vede tutto come un'onda di probabilità. Ma poi è in grado di focalizzare come punto l'attenzione su quella volta lì. Quella volta lì io sono, e dice Ibrahim qualcosa, e la cosa fa? Io porto le persone nella grande piramide, dove c'è la vasca. E a che cosa serve la vasca? Ti ci metti dentro e lì c'è l'energia. Chi usa questa energia? E lì viene fuori il nome di Ra. Chi usa ancora questa energia? Il serpente. E poi chi usa ancora questa energia? Nessuno, perché di energia non ce n'è più. Dice così. Da dove viene Ra? Chi è Ra? E a quel punto il soggetto comincia a parlare in antico egiziano. Cosa dice? Al Nitak Akut Kufu, che ti dice? Cazzo ha detto? Cioè, al Nitak Akut Kufu. Poi scoprirò, andando a vedere, che Kufu è la piramide di Kufu. Al Nitak è quella stella della cintura di Orione che corrisponde, secondo Boval, alla piramide di Kufu. E Akut che è? E scopro che c'è un antico termine di cui hanno parlato altri traduttori, che è Aket, che vuol dire sasso, sostanzialmente, o qualcosa di analogo a pietra. E questo me l'ha pronunciata Akut. Lo sai che io credo più alla pronuncia Akut che non Aket, anche perché, come ci potrebbe spiegare Biglino, sulla pronuncia delle vocali di questi linguaggi c'è una grande confusione, no? Akut Kufu, al Nitak Akut Kufu, da dove vieni? Al Nitak Akut Kufu. E lì capisci che ci deve essere per forza una relazione tra la piramide di Giza, detta piramide di Kufu, Knum, e al Nitak. Ecco dove io ho la sicurezza, perché mi fido delle ipnosi fatte. Questa persona poi scuola aveva, credo che sia una maestra d'asilo, quindi non è che avesse la cultura dell'antico egizio, no? Che te spara queste cose qui, te rimani impressionato e dici ma vorrei vedere che è vera questa cosa. Quindi c'è una relazione, ma questa relazione ti fa capire come probabilmente Ra, cioè l'alieno Ra, il dio alieno Ra della prima generazione di faraoni, il faraone Horus Ra, soprattutto il faraone come si chiamava, ce n'erano tre di faraoni che sono poi i faraoni dei, che vivevano tantissimi migliaia di anni, tra parentesi, Scorpione, il faraone Scorpione, e ce n'era un altro, un terzo che ora non ricordo. Beh, loro erano quelli che venivano dallo spazio. Quindi ci sono interazioni tra il popolo antico egizio e lo spazio. Ma per quale motivo? Ecco, guardate, questo ora non mi voglio allargare tanto, ma qui mi dà lo spunto per allargare un attimo questo discorso. Ma come mai gli alieni sono venuti qui e hanno rotto le palle proprio agli egiziani? O ai cinesi? O a gli altri posti dove ci sono le piramidi sparse nel mondo? Ma non è che noi stessi li abbiamo in qualche modo purtroppo chiamati?
Cioè siamo andati a rompere le palle a questi qui. Non è che noi eravamo una civiltà, senti la mia ipotesi, una civiltà che si basava sul suono, che non aveva la cultura del fotone, che non aveva quindi la cultura dei campi elettromagnetici, ma aveva la cultura più generale della vibrazione. E attraverso queste tecniche questa gente poteva viaggiare nello spazio e nel tempo. E viaggiando con la cultura che avevano nello spazio e nel tempo, pur stando con i corpi dentro un sarcofago di pietra, andavano per caso a rompere le palle a qualcun altro che ha detto: "Oh, guarda, su quel pianeta ci sono quelli che hanno la parte animica. Sai cosa si fa? Si va anche lì." Perché se così fosse, dietro questa banalissima storia, ci sarebbe un'altra storia. È la storia della nostra evoluzione. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una popolazione, che è la popolazione egizia, testa allungata, che utilizzava quegli altri con la testa normale e che prendeva le parti animiche di loro per far aumentare la probabilità di sopravvivenza delle parti degli esseri con la testa allungata. Cioè, gli esseri umani con la testa allungata facevano le stesse cose che ora fanno gli alieni su di noi. Allora era importante che nella evoluzione degli esseri umani con la testa allungata, essi che avevano un forte parte spirituale, una forte parte mentale, ma utilizzavano la parte animica di quelli più stupidi, più stronzi, più rompipalle, i cromagnon normali, che però avevano anche la parte animica, E allora bisognava comprendere che questa tipo di evoluzione avrebbe portato sicuramente ad un processo evolutivo, per cui l'essere umano di fronte a questa situazione distrugge il pianeta, perché è come se tu stessi facendo un percorso contratermodinamico, per cui la termodinamica del sistema ti distrugge, perché tu stai facendo una cosa che non devi fare, stai facendo la stessa cosa che gli alieni fanno su di noi e che invece prima un'altra razza terrestre faceva su un'altra razza terrestre. In quel contesto ecco che questo yuga finisce, se ne apre un altro in cui noi inconsapevolmente non abbiamo la memoria di quello che facevamo, di sbagliato, perché non avevamo la consapevolezza e la coscienza di quello che stavamo facendo. Dobbiamo quindi vivere in un altro loop in cui a un certo punto della nostra vita la nostra consapevolezza ci mette di fronte a quello che eravamo. Recuperare quindi nel nostro passato gli errori evolutivi che in qualche modo abbiamo fatto. E a questo punto è qui che il passato ci serve per capire il presente. Perché noi ci siamo andati a rompere le palle con questa storia del passato? Perché siccome noi siamo i costruttori della nostra realtà, noi creiamo quella situazione, situation comedy all'esterno, che ci serve per capire internamente a noi. Ed ecco che in quell'istante il passato ci torna di fronte chiaro, come un libro aperto, cosa che finora non avevamo, come un principio di indeterminazione di Heisenberg. Non avevamo quella idea. Ora abbiamo quella idea perché da quella idea deve venire fuori l'errore che abbiamo fatto nel passato, errore tra virgolette, e che nel futuro non dobbiamo più commettere. Errore che nel futuro vediamo gli alieni vengono qui e lo fanno, ma nel passato eravamo noi a fare quell'errore lì. Non sarà che noi ci stiamo occupando della storia di Giza per recuperare nel nostro passato il presente che non capiamo? Ecco, io mi sono chiesto questa cosa qui. Questa cosa qui, dal mio punto di vista, avrebbe un senso. Ed è per questo che in questo istante noi ci ricordiamo cosa è successo nel passato, perché ci dobbiamo ricordare dell'errore che noi stessi abbiamo perpetrato su dei nostri coplanetari, diciamo così. Noi che tanto critichiamo gli alieni, in realtà eravamo quelli che prima di 13.000 anni fa facevano le stesse stronzate sugli altri. E chiaramente cosa succede? Succede che l'evoluzione ti pone di fronte a te l'alieno per farti ricordare che te avevi lo stesso problema. E quindi tu stesso in qualche modo hai
creato quella serie di eventi involontariamente che hanno portato l'alieno qui, perché sennò l'alieno qui non ci veniva. Che cosa dice un'altra memoria aliena attiva in ipnosi? Chi l'ha fatta le piramidi? Risponde la memoria aliena attiva del biondo a cinque dita. Ah, non lo so, quando siamo arrivati qui 12.000 anni fa c'erano già. C'era già. Si riferisce a Khnum Khufu, alla piramide grossa, gigante, quella di cui abbiamo parlato. C'era già. Quindi la piramide è stata utilizzata da una razza terrestre, non aliena, capoccia allungata, elite, meno numerosa di quei poveri disgraziati col cranio normale come il nostro, che utilizzavano i crani normali come i nostri perché avevano la parte animica, mentre magari il cranio allungato non ce l'aveva. Ed è per questo che tentavano di fare un usum delfini, diremo noi così. La cosa diventa pesante, l'essere umano deve acquisire consapevolezza di sé e per questo si crea una situazione. Andare a viaggiare nello spazio con un'astronave di pietra o viaggiare nello spazio semplicemente lasciando il corpo in un contenitore che vibra di pietra e andare fuori, ti fai vedere dall'alieno, l'alieno scopre che ci sei e viene proprio a... Te stesso hai quindi costruito quell'evento, che lo costruisci apposta, del tutto inconsapevolmente, per finire il tuo percorso di consapevolezza. Noi, siccome il tempo non esiste, siamo anche quelli di allora. Noi siamo quelli che oggi, solo perché il chiodo nel muro si è rivelato, comprendiamo che facevamo le stesse stronzate che gli alieni ora fanno su di noi. Ma lo potevamo comprendere solo e solamente se a un certo punto comprendiamo qual è la chiave di lettura del fenomeno. Questa è una chiave di lettura interessante, perché se così fosse, un sacco di porte si aprirebbero. Una domanda tecnica. Allora, riguardando il filmato su YouTube della piramide, ho visto che la piramide è stata costruita in un certo, ha detto che la piramide è stata costruita in un certo punto perché misurava con un parallelo sì, terrestre. Sì. Ok. Però questo lo vediamo ai giorni d'oggi. Quando c'era la Luna che si vedeva, era lo stesso parallelo? Sì, e ho pensato a questa cosa qui, ovviamente, ma la cosa che mi viene subito spontanea è che evidentemente l'asse di rotazione era sempre lo stesso. Questo che cosa vuol dire? Perché sennò non tornerebbero i conti sostanzialmente, no? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la piramide è stata costruita prima di 12.000 anni fa, quando arrivano gli alieni, mettiamoli insieme tutti i pezzi, quando arrivano gli alieni, la piramide la trovano già costruita, quando arrivano gli alieni i biondi a cinque dita, perché gli altri sono già arrivati, il Ra e il serpente già stanno qui, la piramide viene costruita tra i 40.000 e i 13.000 anni. Più vicini ai 40.000 anni, perché verso i 40.000 anni c'è uno sconvolgimento dell'asse terrestre che subisce sia quello magnetico che quello geometrico, subisce delle forti variazioni. A 13.000 anni le forti variazioni sono diverse, cioè l'asse rimane così com'è, quello che si sposta, quindi la Terra rimane a girare grosso modo come gira ora, quello che si sposta è in realtà la Luna, la parte lunare, l'asse lunare. L'asse lunare che sembra manipolato, cioè te la Luna la metti dove vuoi, quando te pare. Prima dei 13.000 anni noi non sappiamo se la Luna c'era, la Luna interviene dopo, perché nel calendario Maya si dice che la Luna è venuta
sui 13.000 anni, cioè prima, non se ne parla. Quindi sembra proprio il periodo in cui la Luna viene messa qui. Se ne deve dedurre per forza che la piramide di Giza è stata messa lì, costruita solo a palle ferme, direbbe il mio amico Mario Cingolani, cioè quando tutte le variazioni di quel tipo erano terminate, e quindi quando il giro attorno all'asse terrestre prevedeva una frequenza di 128 Hz. Poi, seconda domanda tecnica. Allora, le piramidi che sono sparse in tutto il mondo, la forma geometrica, tolto lo scopo, perché anche le piramidi di Kefrem e Micerino hanno delle stanze, tolto lo scopo delle stanze, poi tra l'altro anche quella di Cheope ha la stanza perfettamente in centro alla piramide. Ma tolto questo scopo qua, che cos'erano? Erano centrali elettriche praticamente. Dunque, premesso che anche a questa domanda possiamo rispondere con delle ipotesi. La mia ipotesi è che ci sono due tipi di costruzione di piramidi. Una che è stata un tipo che è imitazione, cioè queste servivano a fare qualche cosa, gli dèi o comunque chi comandava, i capoccioni lunghi o chi prima di loro faceva delle cose, noi che siamo dei poveri disgraziati le rifacciamo uguali, ci proviamo e utilizziamo in qualche modo per imitazione. Un'imitazione che poi non so fino a che punto poteva funzionare, perché chiaramente è un po' come il mito del cargo. Il mito del cargo è quella popolazione di quell'isola giapponese che finisce la guerra e loro non sanno che la guerra è finita, e quando vedono passare gli aerei pensano che gli aerei siano gli dèi. Quindi fanno una stanza, una statua al centro del villaggio che ha forma di aereo. Ecco, il famoso mito del cargo. Quindi c'è una imitazione, ma non sappiamo questo tipo di imitazione fino a che punto si possa essere spinta. Cioè magari costruisco solo una roba fatta così, con i mezzi che ho, e però rimane lì perché non so a cosa serve. La seconda è, sembrano tutti modelli in evoluzione del modello finale. Cioè la piramide di Cheope sembra l'oggetto funzionante che serve per fare tutte e due le cose, non una cosa sola. Cioè non solo serve per staccare la parte animica dal povero disgraziato che c'è e buttarla nel corpo del faraone. Momentaneamente, perché non ci sta. Allora, apri una parentesi, quindi non solo serve a questo, ma serviva ab inizio a fare quelle cose che gli antichi egiziani col cappuccione lungo sapevano fare, cioè i viaggi fuori dal corpo. Estrarre quindi la parte spirituale e mentale di sé che andava a viaggiare fuori dal corpo. Prima, ai tempi della piramide a gradoni, usavano questi blocchi in vibrazione dove loro si mettevano dentro. Poi cominciarono a pensare che una struttura piramidale potesse essere più vantaggiosa per questo, e a un certo punto hanno scoperto che piano piano, perché dietro la struttura di queste piramidi c'è sempre un corso d'acqua che scorre sotto, una stanza delle tre in realtà utilizzate, ma non c'è tutto quel marchingegno che c'è nel modello finale. Non solo, ma l'utilizzo dell'acqua in termini come abbiamo fatto vedere a Roma c'è solamente nella piramide di Cheope, perché è l'unica piramide, compresa quella gigantesca in Cina, che ha invece di quattro lati, otto lati, cioè è inclinata al centro, e questo fa vedere come le grondaie, cioè la presenza di acqua che deve scorrere, c'è sia in Cina che qui, però nelle altre piramidi non c'è, che sono più piccole, quindi si deve pensare che quel sistema non esiste. Quindi la piramide di Cheope sarebbe in quel contesto unita a tante altre piramidi, ed ecco perché ci sono due o se non tre scopi, e quindi se te vedi con un solo scopo tutta la struttura delle piramidi non capisci perché tante e perché in luoghi diversi. Perché in luoghi diversi? Perché la gente non aveva capito, gli ignoranti, che quella piramide lì era stata costruita lì perché solo lì avrebbe funzionato in quel modo. E quindi ce ne sono tante, che possono essere santuari, il mito del cargo ripetuto, oppure il modello più avanzato di piramide.
Qual era la domanda che mi aveva fatto? Dunque, sì, ora mi ricordo che cosa volevo dire, perché mi si aprono dei flash, ma siccome sono anzianotto poi perdo. Nelle ipnosi regressive un dato fondamentale veniva fuori, e che era questo: quando te prendi soggetto, lo metto in ipnosi, parli con la parte la memoria aliena attiva dell'alieno, io chiedo alla memoria aliena attiva dell'alieno: ma perché non vi prendete la parte animica? Perché la rimettete nel contenitore? Non ve la potete tenere? Non si può. Perché? Perché da noi non si conserva, si sfalda. Perché non riesco a fare sti GT? La domanda la risposta è semplice. La risposta è semplice: non riesco a fare il triade color test perché non voglio. È proprio il bignamino della situazione. Perché ho paura. Non perché ho l'immaginazione. No. No, perché ho paura di scoprire inconsapevolmente dentro di me quel qualcosa che credo che io di avere dentro di me come dottor Jekyll e Mr. Hyde. E quando in realtà uno scopre che dentro di sé non c'è nessun dottor Jekyll, nessun Mr. Hyde, scopre che aveva paura di una cosa che non esisteva, perché la paura nasce dalla separazione, la paura nasce dalla non consapevolezza di sé. Quando voi vedete un film di Dario Argento, c'è la donna che scappa, New York, sono le 3 di notte, non c'è nessuno, siamo nel Bronx, piove, chissà perché piove sempre. Che te dici? Perché la donna scappa con i tacchi alti. Nei film di Dario Argento, cioè, inciampa, no? Ma la vera paura è che qualcuno gli sta correndo dietro. La paura è che te non lo vedi. Perché, cioè, te non sai di che cosa hai paura. La paura di aver paura è l'unica vera paura che esiste. Perché nell'istante in cui tu vedi il personaggio che ti corre dietro, la paura si... Ah, è quello lì. È diverso. Quindi noi stessi abbiamo paura di farci sgambetto da soli. Allora, solo il microfono e domande, scusate. Prima, c'è qua? Chiedevo questo, sì. Che tipo di ipotesi può fare sui ritrovamenti di cosiddetti uomini giganti? Sì, questo è un aspetto fondamentale. E va sottolineato come anche qui le informazioni che noi abbiamo sono informazioni false e tendenziose. Le prime volte che sono state trovate degli esseri molto grandi come scheletri, quello che è successo è che non è successo niente fino a che qualcuno non ha detto ma ci sono queste cose qui. Subito dopo sono apparsi 60.000 altre foto false. Perché? Perché così te dici, vedi, sono chiaramente false, sono tutte false, quindi è falso anche quello lì che invece è vero. Cioè, c'è la volontà di chi comunica queste cose, dei mass media, sostanzialmente, pilotati, di farti credere che è tutto finto. A quel punto te comprendi questa cosa e dici, ma mi fai fare delle differenze? E scopri che ci sono qualche centinaio di siti nel mondo in cui hanno trovato scheletri giganti. Non solo, ma ci sono, ma era una particolare tribù che aveva una particolare malformazione, cresceva. No, c'è qualcosa che non va, perché poi ne trovi tanti di questi scheletri in diverse parti del mondo. E soprattutto trovi una serie di cose che lo Smithsonian Institute da una parte ti dice, ma da una parte nega. Cioè, mentre lo Smithsonian Institute mette tutta una serie di esseri di diversa altezza, fino a 6,5 metri circa di altezza, quindi diversi tipi di gigantologie, diciamo così, che ti fanno ancora una volta capire che qui
sulla nostra evoluzione di questo pianeta non ci abbiamo capito nulla, ma non ci abbiamo capito nulla perché ci sono stati degli eventi cosmologici che hanno spazzato via tutto quello che c'era prima, spazzando via tutto ciò che non era pietra. Quindi rimane le piramidi, rimane Stonehenge, rimangono le mura di Chichen Itza, rimangono queste cose qui. Il muro è rimasto perché pesava tanto e quindi qualsiasi cosa sia successo, quelle cose lì ci sono. E te non puoi sapere che età hanno perché nel muro non c'è il carbonio e quindi non puoi fare la datazione col carbonio 14. Sei fregato. Però gli scheletri si possono analizzare. Gli scheletri si possono analizzare e puoi fare sempre la spettrometria di massa a struttura fine per vedere se si tratta di specie aliene al pianeta Terra oppure no, cioè la percentuale isotopica. Nessuno l'ha fatta, nessuno ci ha pensato. Ma perché? È strano, no? Ci dovresti pensare. Sono autoctone queste specie oppure no? Alcune sì, sicuramente sono autoctone. Forse qualcuna no. Mi ricordo, e sono quelle più strane, quelle su cui si hanno meno informazioni, quelle in cui è scomparso lo scheletro. Per esempio, alla fine del 1800, in una miniera inglese, quindi in profondità, questo vuol dire molto vecchio, scavi e trovi un essere che è alto 3 metri circa, è mummificato. Il problema è che questo essere mummificato, allora chi lo ha tirato fuori lo vuole reclamizzare, dice, cioè, sai, il 1800, poi è un periodo storico in cui andava nel circo la donna cannone, l'uomo, la donna barbuta, le cose più strane, il gemello con due teste, queste cose tremende, no? Era il periodo in cui venivano fuori queste cose qui. Quindi ci voleva fare i soldi e quindi è stato fotografato questo oggetto, questo signore, messo in una cassa, vicino a un vagone ferroviario. E è grosso, è grande, ma quello che si vede è che questo lo voleva portare in giro per fare soldi, sostanzialmente, no? Quello che si vede, purtroppo, è che questo essere nelle mani aveva 6 dita. Oh oh, 6 dita! Ma 6 dita noi le troviamo in un tipo di alieno, proprio fatto in quel modo lì, alto in quel modo lì, che c'ha 6 dita. Ma non sarà che quello lì è qualcosa che viene da un'altra parte? E non sarà che è proprio questo il motivo per cui è sparito e non si trova più? Allora lì ci si deve rendere conto che ancora una volta stiamo esaminando una fenomenologia, cioè il gigantismo, dove ci sono dentro 3 fenomenologie diverse. Una, la fenomenologia aliena. 2, fenomeni di gigantismo dettate per esempio dalla ghiandola pineale che ha un tumore. Non lo puoi escludere, perché quando la ghiandola pineale comincia a funzionare... la pituitaria funziona male, tu hai problemi di gigantismo o di nanismo. Non lo puoi escludere. Oppure razze completamente differenti di cui oggi noi non ricordiamo nulla. Quindi 3 in 1, poi ci potrebbero essere anche altre cause, per cui chiaramente non ne sappiamo nulla. Ma se io ti dico questo, è che una volta detto questo, però allora si capisce come poter evidenziare le diverse cose, perché noi ci siamo posti il problema, ma potrebbe essere questo, questo o questo. Se te non ti fai questa domanda non puoi finire la tua ricerca, assolutamente. Perché non sai cosa cercare, perché non hai fatto un'ipotesi a monte di ricerca. Quindi tutte le ricerche che noi facciamo, quando arriva uno e mi dice mi analizzi questo l'acqua, sì, ma cosa? Il ferro, te lo analizzo. Se non mi dici mi analizzi l'acqua, io non so che cosa dei 7 milioni di parametri dell'acqua analizzati, cioè per una vita ci metto. Te mi devi dire voglio vedere quello, allora io te lo faccio. Trovo il sistema di farlo. Quindi ho bisogno di una ipotesi di lavoro per fare una ricerca. Ecco perché io faccio l'ipotesi di lavoro e ti dico, secondo me la piramide era questo. Una volta che ho fatto l'ipotesi di lavoro, questa può essere smontata. Questa è la scienza, può essere smontata e può essere confutata. Come diceva Popper, una cosa, se è vera, è confutabile. Le cose non confutabili non sono vere. Pensa un po' alla scienza.
Prego. Mi sentite? Sì. Allora, c'era una mia amica che non è qui, che 2000 anni fa aveva problemi con gli alieni, ora sta benissimo. Si ricorda che dentro la piramide cosa succedeva, mi ha raccontato. E tutto torna. Però secondo lei l'anima usciva da uno dei cunicoli della piramide. È un ricordo. È un ricordo vero. E spiego perché. E spiego assolutamente perché. Perché la parte animica segue esattamente il percorso dei cunicoli, non uscendo, ma uscendo e rientrando nella stanza di sotto. Quindi è un ricordo che sicuramente ha del vero, perché la parte animica segue sotto forma di informazione, sotto forma di onda entropica, il percorso che l'acqua fa, perché è l'acqua che trasporta la parte animica da sopra a sotto. Grazie. Allora, io l'invitazione, volevo sapere la sua opinione in merito agli studi di Pierluigi Ghina, che sosteneva che la forza di gravità nient'altro è che la differenza dell'energia dal Sole verso la Terra e quella che esce dalla Terra verso il Sole. Sì, sì. Lui inoltre sosteneva con certezza che operando su questa differenza, senza nessun problema si poteva far lievitare qualsiasi cosa. Sì, sì. Cosa ne pensa? Allora, brevissima premessa, dunque non so se lo sapete, dunque io sono stato l'ultima persona a fare un'intervista a Ghina 2 settimane e mezzo prima che morisse, non l'ho mai pubblicata questa intervista, audio, mai, dove lui parla degli alieni e lui dice che sia lui che il suo maestro Marconi avevano preso delle informazioni da chi gliele aveva date. E Ghina, quando io lo intervistai, aveva 96 anni, quindi per certi versi era veramente rincoglionito, ma toccava sempre il culo alla badante polacca che c'aveva in casa. Quindi ci sono alcune cose di Ghina che, nonostante la vecchiaia, rimanevano. Ma questo, e Ghina quando ti diceva una cosa poi ti guardava, rideva e diceva no, non è vero, scherzavo. Cioè non ti dava mai l'idea. Lì lui dice però una cosa, non poteva sapere, perché non aveva mai studiato i nostri lavori, non gliene fregava niente, che una sera, ma più di una volta, atterrò una cosa rotonda nel giardino. Ed è in camera sua si manifestarono due signori, uno alto e biondo, vestito con una tuta, e uno basso e piccolo, i quali gli dissero cosa, come si dovevano costruire delle cose, come funzionavano delle cose. Capisci perfettamente da questo ricordo di Ghina che Ghina non si accorge di essere un addotto. E se così è, non si probabilmente Marconi anche lo era, visto i suoi rapporti con il mondo della massoneria, non si accorge Ghina che le cose che sta tirando fuori sono frammenti incompleti della sua memoria aliena attiva. In quel contesto lui ha delle informazioni che sono però del tutto fuorvianti, perché l'alieno non gliele vuole dare le informazioni a lui, perché sennò le darebbe all'umanità, ma lui in qualche modo ha dentro di sé questa memoria di qualche cosa che deve funzionare in qualche modo e quindi tira fuori queste mezze verità che potrebbero, dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, dicevo, dare origine a una spiegazione specifica. Cosa sappiamo noi oggi della gravità? Da un punto di vista scientifico noi sappiamo una cosa fondamentale. Ci sono molti modelli fisici che non sono i modelli standard. Il bosone di Higgs probabilmente non esiste, non esisterà mai e non è mai esistito. Mentre esiste l'universo olografico, l'universo frattalico e olografico, quindi una massa olografica, come c'è scritto nei lavori in cui si parla di universo olografico, cioè una massa apparente. Ma siccome noi abbiamo misurato la massa
e i lavori scientifici dicono che c'è la massa negativa, ecco che questa apparente massa oscilla tra il positivo e il negativo, come il fotone oscilla tra fotone e antifotone. In questo contesto, se questo è vero, avrebbe anche ragione chi dice che l'universo è un ologramma piatto estruso sull'asse dell'energia. L'asse dell'energia fa aumentare l'idea che esiste la massa, che l'idea, non la massa, oppure fa diminuire e fa aumentare l'idea che esista l'antimassa. In questo contesto, l'energia è quella che produce un universo tridimensionale. Noi siamo i creatori del piano spazio-temporale, noi siamo quelli che diamo, estrudendo come un motore di Google, l'idea del terzo asse, dove si vedono i grattacieli che hanno, da Google, tre dimensioni, dove in realtà la figura è piatta. E quindi ha una visione che permette al nostro cervello, che è un lettore di ologrammi, di interpretare le variazioni di energia dei fotoni che noi stessi abbiamo creato come massa, una massa del tutto olografica. Tutto ciò messo nelle mani di Ghina, che ci avrà avuto la terza elementare, ma con una memoria inattiva che sparava delle cose che lui non poteva comprendere, mescoli tutto insieme e vengono fuori i discorsi di Ghina. Ma le pale che girano, che spostano le nuvole, funzionano? No. Ah, sì. Neanche quelli del terremoto, perché aveva anche... Il Cloud Buster. No, fare se no lo usavamo per spostare le scie, quelle. Sì, quello che funziona è la propria consapevolezza e la propria coscienza di sé, solamente che il cervello umano ha sovente un comportamento duale, cioè ha bisogno di una causa per dire che l'effetto si è formato. Esempio, per divinare il futuro ho bisogno delle carte. Non è vero. Non carte non servono a niente, te sei il futuro, te ti colleghi con la tua coscienza e vedi quello che succede. Così per lo scienziato, del tutto inconsapevolmente, per fare una misura ha bisogno di un'apparecchiatura. Quando la fisica quantistica moderna dice che l'apparecchiatura non misura niente, sei te che hai creato l'evento. In quel contesto, perché il cervello ha bisogno di una causa, perché un effetto accada, tu hai bisogno di costruirti un apparecchio, qualcosa, un effetto, per fare qualcosa. Analogously, chi si cura con le medicine ha bisogno di credere che la medicina lo guarisca. Prenda la medicina che le fa bene. Te prendi la medicina e ti fa bene. Ma c'è anche un effetto nocebo. Questa non le farà niente. Te non sei convinto, inconsapevolmente prendi la medicina e ti senti peggio. Così su tutti i lavori scientifici pubblicati su giornali di medicina che parlano dell'effetto nocebo come qualcosa di realmente accaduto. Quindi sei te, non la pastiglia che hai preso che ti ha guarito, ma te hai bisogno di una pastiglia per dire ho fatto qualche cosa, quindi ci sarà una causa e un effetto. Ho fatto la pasticca, quindi la pasticca l'ho presa. Quindi o sto bene o sto peggio. Credo che sia la pasticca, perché ho preso la pasticca. Ecco, togli la pasticca e vedrai che ti sentirai come te ti vuoi sentire. Nel caso della divinazione, chi fa la divinazione, che crea l'universo dell'altro, o è chi ascolta? La domanda non ha senso perché l'altro sei te. Ma io ce li ho tutti e due in casa, tutti e due, quindi... A posto, grazie. Prego. Corrado, ciao, sono Cristiano. Sì. E vorrei tornare un attimo agli scheletri allungati, i teschi allungati, perché io ho avuto un po' un'impressione, no? Adesso non so se sono stato io a capire male, probabilmente, un paio di volte è come se tu fossi entrato e uscito da uno spazio-tempo differente, perché hai detto che è semplice, sarebbe semplice, come un osso, fare il test e vedere se uno viene da un altro pianeta. Sì. Ma vuol dire che tu quei dati li hai? No, non ce li ho, nel senso che non ho fatto le analisi, che non ho letto nessun posto dove queste analisi sono state fatte e so per certo che, almeno in quelle cose che si conoscono tutti, che nessuno ci ha neanche pensato a fare quelle analisi. Però nell'istante in cui io ho pensato questo, siccome l'universo è fatto in questo modo, ci ha pensato qualcun altro e quindi qualcuno queste analisi in questo istante le sta facendo. Certo. Allora presto le saremo risultati. Vedrai. Siccome
Perché la consapevolezza funziona così. Una seconda domanda. Sì. Ho fatto un po' uno studio e c'è una cosa che mi manca dallo studio della piramide che hai fatto. Sì. Tu hai detto che la piramide, diciamo, canta a 128 Hz. Sì. Da dove viene però? A me la cosa dell'archetto dell'energia, a me manca l'energia per poter far sì che la piramide canta. Intanto se è a 128 Hz è una frequenza, diciamo, alta, per cui noi la sentiremo. Sì. Ok, allora vuol dire che si propaga anche nell'ambiente. Sì, 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 sì. Da dove viene l'energia per farla cantare? C'è un ricerca. Sì. Perché l'acqua, cioè la teoria che l'acqua scenda e produca e sia quella l'energia, lì cambia sia la frequenza che l'amplitudine in maniera a seconda della corrente. Per cui sì. Io non penso possa essere quello, diciamo, che dai là per far cantare l'acqua. Certo. C'è una interessante teoria di un tizio che mi sembra di ricordare russo, ci ha scritto un libro ma su internet si trova, che dice che l'energia per fare questo lavoro è il vento, cioè è la piramide che è in qualche modo collegata con l'aria, non a caso gira in un certo modo, in una certa latitudine, eccetera, eccetera, il vento produrrebbe quelle che sono le basse frequenze che producono questo tipo di energia. Lui fa dei conti e arriva a stabilire che la piramide vibra sui 12-12,5 Hz, facendo tutto. Lui è un esperto di radiofrequenze, sostanzialmente, che ci ha pubblicato un libro sopra. Lui dice questo. Resta una domanda qua. Facciamo un flashback a ieri, no? Volevo fare una domanda su TCT, che è un po' che mi... C'è una relazione sicuramente, vorrei sapere qual è la relazione tra eventi sincronici e TCT. E poi, facendo una ricerca, ho visto anche nella psicologia lunghiana, l'evento sincronico può essere visto sia come unione e yoga, visto da coscienza unificata, ma anche se uno vede troppi eventi sincronici c'è un po' la psicosi. Sì, 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 sì. Sì, 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 capisco perfettamente. Ora non mi ricorderò tutta la domanda. Allora, io decido, esempio classico, di cambiare automobile. Decido di comprare una Mercedes. Cosa faccio? Vado all'edicolante e compro quattro ruote e comincio a guardare i prezzi delle Mercedes, certo, questa, quell'altra, quest'altra, eccetera, eccetera. Benissimo. Lascio il giornale a casa ed esco. E vedo un casino di Mercedes per la strada. E ti dici, c'hai la psicosi delle Mercedes. In realtà, lì c'è sotto un'altra cosa. La tua consapevolezza e la tua coscienza stanno inconsapevolmente puntando su un'attenzione, su quel famoso chiodo nel muro che prima non avevi visto. Quindi vedi un muro pieno di chiodi. Perché è come il problema dell'alieno. Il problema delle psicopatologie. Alle 3:33 mi sono svegliato stanotte e te tutte le notti guardi la sveglia e scopri che sono le 3:33 e lo vai a dire in giro. Non è così. Ti sembra a te che sia così, perché tutte le notti in cui ti svegli alle 3:33 te lo ricordi. Tutte le notti in cui ti svegli alle 3:32 no. E quindi te ti ricordi solo dell'aspetto patologico, che diventa patologico proprio perché te ci hai fatto caso, perché l'altro chiodo nel muro non lo vedi. Vedi il chiodo nel muro posto solo nel tempo alle 3:33 e ti sembra di ricordare solo quell'effetto. Ecco, quindi c'è questo aspetto di natura patologica. Noi ce l'avevamo quando gli addotti si svegliavano a quell'ora e dicevano che a quell'ora venivano gli alieni. Non era così, ovviamente non era così. Era anche così, ma non era così. La sincronia. Il problema della sincronicità, che è stato studiato da Jung, a me mi ha colpito molto, perché Jung diceva, io mi sono accorto che c'è questo problema, però non è che ho capito tanto che cosa vuol dire. Ora abbiamo i prerequisiti per capirlo, e ce lo dice la fisica quantistica. L'universo è non locale, cioè tutto accade in un unico istante. In questo momento, quindi, è nato l'universo. In questo momento muore l'universo. Noi abbiamo la consapevolezza di tutto, sempre, ma a livello coscienziale, nella realtà virtuale, il nostro lettore di ologrammi non è in grado di leggere l'ologramma totale, ma legge l'ologramma come se fosse la puntina di un disco, di un CD. Legge solo in quel punto lì.
E poi, dopo, e siccome tu leggi gli eventi in rapida sequenza, pensi che gli eventi accadano in rapida sequenza. No, il CD è tutto scritto. Già, sei te che stai percorrendo il percorso, ma puoi leggere un evento alla volta, quindi ti ricordi tutti gli eventi che hai letto, ma non sai che ne starai per leggere gli altri, che esistono in modo assoluto e normale. La termodinamica quantistica dice chiaramente una cosa fondamentale nei lavori pubblicati, che se esiste la antientropia, la termodinamica quantistica lo prende in considerazione questo fatto in alcuni lavori, noi abbiamo pensato finora che la causa e l'effetto erano dovuti a due momenti spazio-temporali. Prima c'è una causa, poi c'è un effetto. Ho deciso tanti anni fa di studiare chimica, dopo un po' mi sono laureato. Non mi sarei potuto laureare se non avessi studiato chimica. Quindi c'è una causa nel passato, un effetto nel presente. In realtà, siccome l'universo è non locale, la causa è posta nel passato e nel futuro e l'effetto è nel presente. Cioè, sia nel passato che nel futuro ci sono due accadimenti, due funzioni d'onda che si sovrappongono geometricamente in un unico punto, il presente, che è l'unico punto in cui c'è una soluzione dell'equazione d'onda. Quindi esiste solo il presente, ma da un certo punto di vista il passato e il futuro determinano quello che io ho deciso di fare ora. In questo contesto, siccome l'universo è non locale e tutti gli eventi accadono in un unico istante, il nostro lettore di ologramma può ricevere dei segnali sbagliati ogni tanto, dei segnali sbagliati e vedere per un istante un'altra cosa. In quel contesto te puoi avere remote viewing, cioè la visione di un altro posto nello spazio e nel tempo in cui te stai vedendo delle cose, cioè percependo delle cose, perché il tuo lettore di ologramma ha messo la sua testina a leggere da un'altra parte. La demenza senile produce nel cervello una serie di cambiamenti per cui il tuo lettore di ologramma si ricorda perfettamente cosa hai mangiato quando avevi 5 anni, ma non si ricorda più il tuo nome, perché lui, quando deve leggere il punto dell'ologramma in cui c'è un errore funzionale, disfunzionale del tuo cervello, dei tuoi neuroni, non è in grado di leggere. Quindi è una macchina che legge male le cose. Le legge talmente male che collega un evento spaziale e un evento temporale in due posti diversi, no? Questo perché ti fa capire una cosa fondamentale a livello neurofisiologico, che i lettori, le testine, sono tre, una mentale, una spirituale e una animica, che leggono in contemporanea facendo in modo che le tre letture, spaziale, temporale ed energetica, coincidano con l'evento. Ma se il tuo cervello funziona male, il tuo lettore di ologrammi, una di queste testine funziona male, te ti ricordi di essere un bambino piccolo, ma sei in un corpo di adulto. Questo è il problema del lettore di ologrammi. In questo contesto, quello che succede a volte è che due eventi possono essere letti molto vicini tra di loro, quasi contemporaneamente, per cui tu fai confusione e pensi, e questa cosa accade solo e solamente perché i due eventi hanno qualcosa di simile. Quello che succede è che, per esempio, i traumi a livello psicoanalitico di alcuni soggetti possono essere risolti come faceva all'inizio Brian Weiss, andando a prendere lo stesso evento di un'altra tua vita in cui tu devi imparare quella cosa lì. Quindi, se non la capisci ora, ti metto nel corpo di un altro, credi di essere un altro e in qualche modo il tuo trauma di ora in qualche modo si rivela più facilmente risolvibile, perché tu pensi di essere un altro, quindi stai parlando di un altro, invece sei sempre te. Il trauma dell'altra vita è comunque collegato al trauma di questa vita, pur essendo differente il trauma, rappresenta la stessa cosa da comprendere. Allora, in quel momento si comprende una cosa fondamentale, che tutti gli eventi possono essere letti in un unico istante. Quando il tuo cervello funziona male, o comunque ha un minimo di coscienza allargata, che poi quando la coscienza torna a essere normale, te non capisci più che cosa hai visto, c'hai l'impressione di averlo già vissuto quel momento lì. Certo che hai l'impressione di averlo già vissuto, noi abbiamo già vissuto tutto. E nell'istante in cui ce l'hai, l'evento, e stai per acchiapparlo e ricordarti quando lo hai vissuto, è chiaro che la tua puntina del lettore di dischi può leggere un evento solo alla volta. Quindi o leggi quello o leggi questo. Tutti e due insieme non li puoi leggere e ti rimane
l'idea eppure, ma rimane così, perché il l'ologramma è fatto in questo modo. Prego. Domanda sciocca. Non ci sono domande sciocche. Non esiste domande sciocche. Allora, voi la vostra l'ultima domanda. Una volta dissi una cosa tremenda. Una volta dissi una cosa tremenda. Ci fu uno che mi disse: avrei una domanda sciocca. Erano tanti anni fa, E io gli risposi a faccia bronzo: non esistono domande sciocche, esistono sciocchi che fanno domande. La platea rimase terrorizzata da questa cosa. Poverino, capisci? Sono uno sciocco che fanno domande. No, non esiste. Prego. Per interesse personale, così mi... l'aspetto dell'evoluzione, anche l'ultima diapositiva, storia d'evoluzione, il cranio allungato. Sì. E se fosse, non dobbiamo avere la presunzione di essere il vicolo cieco evolutivo, cioè che l'Homo sapiens così com'è sia allo stadio terminale. Il cranio allungato, visto che il cervello e la testa del sapiens sono il paradosso evolutivo per eccellenza, non potrebbero essere un punto di arrivo dell'Homo sapiens che evolverà in questa maniera e che quindi non sia una razza a parte? Mi ha fatto venire in mente questa domanda perché in una delle diapositive che ha mostrato c'è quel cranio di adulto che ha quei due fuori in testa, sì, che sono tipici dell'infanzia. Sì. E uno degli aspetti dell'evoluzione dell'uomo è l'aspetto, si chiama neotenico, cioè il fatto di mantenere da adulto delle caratteristiche che hai solo da bambino. Sì. Per fare un esempio banale, lo scimpanzé quando nasce non ha il prognatismo, ha questo aspetto da bimbo. L'uomo, sì, da adulto mantiene l'aspetto neotenico dello scimpanzé, cioè, sì, non sviluppa il prognatismo ma mantiene la faccia schiacciata. Sì. Ora, vedere questo cranio con questi due fori, sì, sembrerebbe quasi un aspetto neotenico di un essere che è, rispetto alla maggioranza, già evoluto per tanti aspetti fisici, cioè ha mantenuto un aspetto di bambino quando la maggior parte ancora della popolazione non ha. Quindi in proiezione non potrebbe essere che l'uomo sapiens diventerà con la testa allungata? E che quindi non sia una razza a parte, da questa quindi la certo, domanda. Certo. Dunque. Domanda stupida. No, una domanda complessa. Una domanda complessa. Che si può analizzare da diversi punti di vista. Quello che si vedeva anche dall'evoluzione dell'arco dentale di queste persone è che questa evoluzione era. Il bambino di 2 anni e mezzo aveva già un arco dentale di un adulto di 6 anni. Se sempre le datazioni di questi scheletri sulla loro età poteva essere vera. E qui, questo è un primo punto di osservazione. Il secondo punto di osservazione è che io dico sempre, scherzando, ma sai, Pulcinella scherzando si confessava: io sono rimasto un bambino, io sono un bambino piccolo, dentro di me c'è un bambino che gioca, gli piace giocare. Se diventare adulti vuol dire non giocare più, non divertirsi più a guardare come è fatto il mondo, non mi piace. Dietro a questo aspetto mio personale evolutivo c'è l'idea fondamentale che noi abbiamo un punto di partenza e un punto d'arrivo che, se il tempo è circolare, come dice la fisica quantistica, sono identici. Quindi l'idea fondamentale è che il bambino parte bambino inconsapevolmente, crede di essere unicamente il centro dell'universo, poi diventa adulto, ha una marea di problemi da risolvere perché la sua entropia deve aumentare, poi risolverà questi problemi. Nell'istante in cui ha risolto questi problemi torna a essere un bambino, ma non più il bambino di prima, un bambino consapevole e cosciente, quel bambino che nel 2001 Odissea nello spazio vedi nella scena finale del film, che è il bambino cosmico di Jung sostanzialmente, cioè Jung ti dice che tu alla fine sei un bimbo e nel bimbo c'è la realtà di quello che tu vuoi ottenere, cioè non ci sono le complicazioni, c'è la spontaneità, c'è quello che tu sei per sempre, che sei sempre stato, che non ti ricordi di essere e che in una fase intermedia del ricordo, da un punto di vista psicoanalitico, te rifugi anche da quella, una volta quando ero un bambino non capivo un cazzo. No, quando ero un bambino e ci sono delle cose che non comprendevo, ma tornare ad essere bambini sarebbe una cosa meravigliosa. Dentro di noi c'è l'idea del bambino cosmico, quindi l'idea di tornare. È evidente che noi siamo
quello che manifestiamo. Noi, dice, tu sei quello che mangi, tu sei quello che appari. Noi, per non apparire così, ci vestiamo in modo diverso, no? C'è la persona che vuol fare la persona colta, che si veste e si mette i pallocchiali, oppure si fa crescere la barba, perché di solito la barba è sempre un tentativo di nascondere dentro di sé qualcosa, no? L'idea fondamentale, oppure l'idea dello scienziato, te devi essere spettinato. Se no non sei uno scienziato, no? Sono queste sciocchezze. Oppure la donna piccola, che ha i tacchi rumorosissimi. Per forza, non la caga nessuno quando entra in una stanza, non la vedono. Allora ha bisogno di farsi vedere chi arriva. No? Eccetera, eccetera, eccetera. L'uomo che si profuma tantissimo, no? Che te lo ti fa delle nuvole tremende, e quello è come dire che tu in qualche modo vuoi allargare l'area del possesso della tua realtà per far vedere che il tuo territorio è come i leoni che pisciano dappertutto, eh? Uguale, sono le leonesse soprattutto che lo fanno. Allora il nostro corpo, del tutto inconsapevolmente, torna ad essere, ha bisogno di tornare ad essere quello che lui crede di essere dall'interno, perché lui è il creatore dell'universo, bambino, proprio perché diventa bambino dentro. Quindi è plausibile questo tipo di operazione, perché noi siamo i creatori dell'universo, e siccome noi dobbiamo tornare ad essere bambini, evidentemente probabilmente torneremo anche nel corpo ad esserlo. Un po' come era E.T. nel film di Spielberg. Siamo in chiusura. The last but not least. Cambiamo tema. Sì, volevo solo sapere Salvo. Sì. E volevo sapere un suo pensiero sulla tecnologia 5G che è in arrivo e come, nel caso malevolo, potremo affrontarla. Caso guardate, sì, sì. È una cosa molto. Allora, non, io la vedo in un modo. Non voglio dire una brutta parola, coscienziale, la vedo in un modo completamente diverso. A te non ti fa niente nessuno se ti hai coscienza. Cioè, la coscienza è l'arma della creazione. Te puoi essere immerso in una. C'è una storiella, la storiella dello yogi indiano. No? E lo vanno a trovare alcuni giornalisti, e questo yogi indiano è coperto da una marea di serpenti velenosi, e lui è in questa, in India sapete c'è un casino, serpenti velenosi, è lì magro con sta barba, e gli dicono: ma signor Tarnitari, non si accorge che ci sono tutti questi serpenti velenosi, e lei sta seduto in mezzo ai serpenti? Lui guarda il giornalista e dice: quali serpenti? Ecco, quale quinto G? Che ci frega a noi? Te fatti il tuo TCT, c'hai la tua coscienza integrata, vai in culo a tutti i 5G del mondo. Grazie a voi. Alla donna, spazio interiore, e soprattutto grazie a tutti noi che senza di voi questi eventi non si farebbero mai, e i filmati non ci sarebbero mai per nessuno. Grazie a me, grazie. Mi ringrazio. A presto. Grazie a voi veramente.